Buon pomeriggio, ben ritrovati, Club Napoli All News, puntata del martedì. Buon San Valentino a tutti voi, a tutti gli amici innamorati non solo del nostro Napoli, ma delle vostre famiglie, di tutti i compagni o compagne, mariti, mogli, insomma, di tutto, insomma. E allora, Gregorio Morrone con me, ciao Gregorione. Buonasera, ben ritrovati a tutti, è un piacere da pazzi essere qua e non vedevo l'ora. Allora, mi permetti subito di fare gli auguri a tutti gli innamorati. Sì, ai Valentine, so a che... mia moglie, in particolare a mia figlia. A tua figlia, che si chiama Valentina. Che bello, ciao amore, che bello. Un bacio. Bene, 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 bene. Allora, puntata polemica, ve lo dico. Ho fatto un titolo oggi, giustamente il nostro Davide Tramontano che aspetti la mia presenza per la polemica. Certo. Allora, Davide mi diceva giustamente: tutti innamorati di questo Napoli, sarebbe stato il titolo perfetto. Quanto siete innamorati di questo Napoli? Potremmo addirittura fare il sondaggio. Però è chiaro che San Valentino è più legato all'amore verso una persona, ma sicuramente l'amore per la squadra credo che sia fortissimo. Però oggi volevo pungolarvi sulla questione Sassuolo. Avete letto di questo comunicato, dopo ne parleremo con un po' di amici di questo comunicato, poi aprirò le linee. È chiaro che ci fa piacere anche sentire quanto siete innamorati del nostro Napoli. Invece arriva una notizia che non è proprio buona, ma insomma vediamo, e attenzione, potrebbe essere anche nulla di grave: infortunio per Raspadori, risentimento muscolare, sicuramente non partirà per Reggio Emilia per la gara con il Sassuolo. Vediamo se poi potrebbe anche saltare la sfida con l'Eintracht di martedì 21. Raspadori, come leggiamo dalla nota ufficiale del Napoli, è uscito anzitempo dall'allenamento per un risentimento muscolare. Nei prossimi giorni l'attaccante azzurro sarà sottoposto ad esami strumentali. È chiaro che diventa difficilissimo che venerdì ci sia contro il Sassuolo, e diventa anche difficile che ci sia martedì in Germania. Però abbiamo ancora tanto tempo per raccontarvi quello che sarà questa settimana che ci porta alla sfida di venerdì con il Sassuolo. Venerdì, come al solito, faremo prepartita e post partita. Vi annuncio che domani puntata alle 15:30, ma anche la serale a Club Napoli Night, dove presto inviteremo anche il nostro Gregorio Morrone. Allora, Gregorio, hai sentito, no, di questa cosa? Scusate, sì, ancora sì, il mio raffreddore, ma sta passando, però vabbè. Allora, hai sentito, no, di questo, tra virgolette, divieto da parte del Sassuolo, che però non lo può fare come ordine pubblico? Può, c'è un decreto ministeriale che vieta la trasferta ai tifosi del Napoli e il settore ospite è chiuso, ma sono andati alla Spezia, dove il campo, insomma, non c'è una bella amicizia tra i tifosi del Napoli e quelli della Spezia. C'erano i napoletani, ce n'erano anche tante, abbiamo visto delle immagini, dei video, c'è stato anche qualche solito brutto sfottò, però la situazione è rimasta tranquilla. Il Sassuolo ha detto: non voglio vedere sciarpe e maglie azzurre. A me mi sembra un diktat questo che la Lega Calcio dovrebbe almeno bacchettare, ma poiché la Lega Calcio non esiste nel nostro paese, pensa soltanto a fare i propri interessi, veramente diventa difficile. Non voglio parlare della FIGC, perché sennò entriamo proprio nelle polemiche più totali. Prima però di parlare di questa situazione, è chiaro che voglio parlare di questo Napoli che batte la Cremonese. Con te mi hai detto a microfoni spenti, e ti prego di parlarne, che ancora una volta ti dà fastidio vedere quello che succede a livello nazionale su questo Napoli. Ah, dimenticavo, siamo a più 15, quasi ormai è diventato un dettaglio. Bravo Gregorio, il Napoli ha guadagnato altri 2 punti ieri sera sul divano con il pareggio dell'Inter contro la Sampdoria. Calciatori azzurri che ieri sono andati anche da Alessandro Siani a vedersi questo nuovo film dell'attore napoletano, c'è una bella amicizia tra il presidente e Siani, che gli ha concesso giocatori importanti. Sono andati Quarascelli, Osimhen, Simeone, insomma una bella festa per questi ragazzi che avevano la cosiddetta maglia col bacio, che verrà messa all'asta sempre per beneficenza, e questa è una bella iniziativa del nostro Napoli. Quindi
Partiamo da quella che è il Napoli calcio per poi arrivare a quelle che sono delle polemiche che oggi ci cadono a pennello con una giornata polemica, quella che ho voluto metter su. Immagino questo tavolo come un'immensa brace, tu hai coperto quasi tutti gli spazi mettendo tutti gli argomenti del momento. Tutto. Da dove vogliamo iniziare? Io inizio dalla partita perché io domenica, domenica sono stato allo stadio. Domenica, ne ho approfittato per portare anche i bambini, visto che fino all'under 14 non si pagava, tranne 14 bravo, anni, quindi siamo stati distinti. Sono venuti anche i miei nipoti di Roma. Ti dico la mia partendo da questo. A parte, io sono napoletano, tifoso del Napoli, e ritengo che di Napoli e del Napoli possa parlare male solo il napoletano nel senso costruttivo, e non perché fare pura polemica. Quindi voglio partire da lontano, e non l'hai messo sul tavolo questo argomento, lo dico io. Parto dai casi parcheggi, perché per me andare a vedere la partita del Napoli è diventato un incubo, non tanto per i biglietti, lo stadio, ma per arrivarci a questo benedetto stadio. Allora io dico una cosa, oggi è la festa di San Valentino, no? Prendo un po' come esempio quello che accade dalle nostre parti, che all'improvviso quando arriva una festività sbucano come i topi delle bancarelle dappertutto. È una cosa che a me non piace, perché così, voglio dire, chi fa un lavoro nella vita quel giorno si deve fare d'altro, togliendo spazio ed economia a chi aspettava quell'evento. Certo. Lo uso come metafora perché vale lo stesso concetto, cioè vale per il parcheggio. Noi napoletani, che amiamo sentirci superiori a tutti, diciamolo fino in fondo, che non vogliamo essere criticati dagli altri, dalla nazione, se non sono napoletani. Però poi siamo molto opportunisti, cioè noi sfruttiamo quello che possiamo sfruttare per far del male agli altri napoletani. Cioè pagare un parcheggio 40 euro, una proprietà privata 50 euro è un qualcosa di vergognoso. Ma peggio ancora che lo facciano i parcheggi autorizzati, che se vai al centro commerciale ti chiedono 50 centesimi, se invece devi vedere la partita te ne chiedono 25 di euro. Ma e non ti fanno neanche lo scontrino. Allora io credo che sia il momento che, oltre ai carri attrezzi, si trovi la guardia di finanza a ridosso dello stadio, perché devono smettere di fare queste cose, perché stanno scoraggiando i tifosi. Io oserei dire l'occasionale, più che i tifosi di sempre, perché quelli sanno benissimo dove andare a parcheggiare. Fanno odiare una situazione in cui invece dovrebbero godere, portare i bambini allo stadio, non parcheggiare a chilometri e chilometri da lontano e pagare una cifra esorbitante. Sì. Detto questo, voglio parlare della partita. La partita per me è stata, diciamo, non dico un esame importante, perché di fronte c'era la Cremonese, anche se ci aveva estromesso, ma è stato il ribadire di quanto sia cresciuta questa squadra. Questa è una squadra che a inizio campionato, non conoscendo la propria forza, a mio avviso, quindi essendo anche molto nuova, in campo era capace anche di tirare 30 volte in porta facendo 5-6 gol. Oggi è una squadra talmente consapevole delle proprie potenzialità, proprie capacità, che a volte vedo anche dei tifosi che dall'inizio già vorrebbero subito lo show, 2-3 gol subito, e iniziano a spazientirsi dopo 20 minuti. Ci stiamo abituando troppo bene. Però questa è una squadra che in passato queste partite le soffriva fino alla fine, le lasciava aperte, e qualche volta beccava anche il gol del pareggio o della sconfitta. Vedi Empoli, vedi Roma, vedi Fiorentina l'anno scorso. Sì. Oggi il Napoli, con pazienza certosina, con capacità innate di questa rosa, perché tu hai parlato di Raspadori, io mi auguro che il ragazzo si riprenda presto, ma a me non viene nessuna nulla ansia, di grave per fortuna, non viene però nessuna ansia, perché so benissimo che certo. Purtroppo mancando Raspadori ci sarà occasione per altri di mettersi in mostra, perché questa è una stagione in cui chiunque entra si mette in mostra, in positivo, e qua c'è tutto il lavoro dell'allenatore, che secondo me non abbiamo molto apprezzato l'anno scorso per quello che già stava facendo, perché delusi dal risultato, quando poi ricordo che già l'anno scorso tutti i media non ci davano nei primi 5. Spalletti si posizionò subito a ridosso delle prime 2, tanto da dare per scontato, lui lo diceva, che la posizione Champions fosse quasi un dovere, non più un successo. E là ha gettato le basi Francesco, e quest'anno sta raccogliendo, mettendo appunto la rosa con questi calciatori straordinari che adesso tutti vogliono, pronti a pagare follie enormi, e che tutti vorrebbero farci cedere, e poi da questo momento poi parleremo della informazione nazionale, che tutti vorrebbero farci cedere, perché hanno anche capito che con questa rosa, con questo allenatore, il problema per loro non è di questa stagione, ma è di quelle che possa avvenire in futuro, date anche i problemi che stanno colpendo tutte le squadre più importate del nord. Certo. Quindi questo è un qualcosa che da un lato mi fa gioire, mi fa stare bene, perché finalmente siamo noi che da lassù guardiamo tutti dall'alto, e dall'altro lato mi sta facendo raccogliere, mi sta facendo avere dei pensieri su come veramente questa nazione sia malata.
sia molto carciofra ma sia malata, io lo dico, lo prendessimo delle responsabilità, di vero razzismo tra italiano e italiano, tra nord e sud. E quindi come soffra quello che stia accadendo? Mi fermo, se no parlo per te. No, ma ripeto, la situazione a me preoccupa, perché veramente io vedo che in Italia si parla così poco di questo Napoli e si parla tutto delle altre. E a livello nazionale, a me dispiace, io non voglio assolutamente accusare nessuno, i nostri colleghi che hanno la fortuna di andare in nazionale forse dovrebbero essere un po' più ficcanti, ma più che altro dire: guardate che ci siamo noi, guardate che questo Napoli deve essere santificato. Ripeto, ne abbiamo già parlato, è bello vederli rosicare, no Gregor? Moltissimo. Però fondamentalmente io continuo a pensare, ma se domani mattina arriva un giornalista dagli Stati Uniti e dice, si mette davanti al televisore, non detto gli alieni, ho detto dagli Stati Uniti, dove casomai sanno anche che il Napoli è primo in classifica perché se ne è parlato, si siede davanti a un televisore, si vede una trasmissione sportiva nazionale, che sia di Sky, che sia di DAZN, che sia della Rai, che dovrebbe essere servizio pubblico, o di Mediaset, e dice: ma fatemi capire, ma forse è arrivata una notizia oltreoceano diversa da quella che no, si probabilmente racconta. Penseranno che Napoli non sia in Italia. O forse anche questo, non lo perché, so. Perché, certo, allora, adesso, mentre prima la tattica di questi giornali, di questi media, era quella di spingere il più possibile le avversarie, che poi c'è stato lo scivolone di Marocchi, perché mamma mia, ma quello è uno di quelli scivoloni, perché tu sei libero di dire quello che vuoi in televisione, ma costringere l'allenatore a una promessa vana. Ci devi Marocchi, Dionisi batte il Napoli e poi che succede? Che succede? Hai vinto? La Juve ci ha preso? Ma l'Inter ci ha ripreso? Cioè, quindi allora io sono contento di quello che sta accadendo. Sai perché? Perché la verità sta venendo fuori. Fosse stato peggio se questi avessero, come dire, nascosto il proprio animo, i propri sentimenti verso di noi. Perché così l'ipocrisia sarebbe stata ancora più forte di quelle che è veramente il loro, perché vedi, non riescono neanche ad essere ipocriti. Il loro odio, tra virgolette, sportivo, lo voglio chiamare, solo sportivo, mi auguro che sia solo sportivo, me lo auguro verso la io. Nostra piazza, è così latente che quando verrà quello dell'America o dell'Inghilterra, lo scoprirà da solo e capirà che in questa nazione esistono delle comunicazioni artefatte, vera e propria propaganda mediatica, e non si racconta la verità. Sassuolo, benissimo, quando ha fatto quel comunicato, la prima cosa che mi è venuta in mente sono state le parole di Maradona quando nell'88 invitava, non obbligava, invitava lo stadio per Napoli-Milan, quella famosa partita che perdiamo 3-2 che passa lo scudetto, che non voleva vedere una bandiera rossonera. Tutti poi postumo dissero che lui si sentiva che il Napoli era in difficoltà, quindi era come chiamare alle armi il pubblico. Allora che un calciatore faccia un appello del genere, che poi sia stato Maradona, voglio dire, non è un dettaglio, ci sta, ma che una società voglia obbligare un qualcosa di anticostituzionale, perché tu non mi puoi togliere la libertà di vestirmi come mi pare, di truccarmi se sono maschio anche da femmina, non puoi venirmi addosso, di usare dei colori, eccetera, significa che tu, ecco, stai evidenziando tutto l'odio che hai verso questa piazza, quindi sei tu che ci stai perdendo dal punto di vista dell'immagine. Detto questo, per tutti coloro, perché poi ti devo dire un'altra cosa, a differenza dalla Spezia e Modena, è che alla Spezia a volte sono spezzini, ma a Modena per lavoro sono più napoletani. Sì, ma infatti adesso avremo loro il collegamento lo sanno, con Maurizio Criscitelli. Già sanno che 3/4 dello stadio sarà napoletano. Diciamo, forse volevano solo incitare i suoi nel proprio settore ad essere combatti contro questo strapotere anche di presenza napoletana. Bravo, quindi, sì. Però l'hanno messo in un modo completamente sbagliato, cioè un diktat, un comunicato addirittura. Quando bastava una dichiarazione di direttore sportivo, magari come fece Maradona, mi farebbe piacere vedere di fare di. Però qua si stigmatizza quando avvengono certe cose dalle nostre parti, ma quando loro non perdono occasioni per fare brutta figura verso di noi, noi non possiamo neanche dirlo, perché altrimenti poi passiamo per le piangine. Questo è, né più né meno. Allora, scriveteci 342 38 12 922 come hanno fatto gli amici Francesco da Bacoli, Enrico Porzio, che adesso vado a leggere, sulla nostra diretta Facebook, che è già partita, la potete seguire per chi ci segue da fuori dalla Campania, perché lo sapete, il canale 77 ormai è visibile
in tutta la Campania con Teleclub Italia, c'è la possibilità poi dell'applicazione di Teleclub Italia, ma avete Facebook e potete anche interagire con noi. Allora, avrei capito tra virgolette una raccomandazione, ma dalla questura, non dal Sassuolo, di non vedere le maglie azzurre, ma è un'imposizione e sarebbe da denuncia, scrive Francesco da Bacoli. Vedi Francesco, io credo che neanche la questura possa pretendere uno qualcosa del genere. Viola la libertà dell'essere umano. Io voglio essere libero di andare in uno stadio con la maglia della mia squadra del cuore, pretendo rispetto. Loro devono far rispettare gli individui, non dire che come la massa sono tifosi del Sassuolo tu non ci puoi andare con un'altra maglia. Perde l'istituzione quando permette questo, perché permette un qualcosa che non è costituzionale. Bravo. Difende il bullo, non la vittima del bullo. Allora, Paolino da Palma Campania, volevo chiedere al collega, secondo lei come e chi dovrebbe essere preso se si vuole perfezionare e aumentare la potenza di questa squadra perfetta? Che ne pensate di un ritorno di KK, credo Koulibaly? Sì, perché è un po' in rottura col Chelsea, è finito fuori squadra. Però il Napoli in questo momento ha Hakim e Rahmani che sembrano inamovibili, non me ne voglia Koulibaly. Sarebbe... Allora, chi possa vedere il Napoli, adesso ci stiamo proiettando oltre. Esatto, ancora presto per parlare. Il Napoli non prende, il Napoli sostituisce top con altri top, quindi bisognerebbe capire chi non si adegua alle nuove regole di De Laurentiis sugli ingaggi, e penso a coloro che hanno un contratto pregresso rispetto all'attualità, quindi sono Zielinski, sono Lozano, sono quelli che ancora hanno dei guadagni, è lo stesso Osimhen che ha altri 2 anni di contratto. Quindi con questi calciatori il Napoli deve sedersi urgentemente il prima possibile e capire se potrà puntare su di loro per il futuro o sostituirli. Per esempio pensa al marocchino Unai al posto di Zielinski, potrebbe essere logicamente, sembra chiusa quella trattativa, ma i nomi chi li può mai fare? Dire solo Giuntoli, il resto io credo che il Napoli, guardando velocemente, perché come dice Gregorio è ancora presto e poi sarebbe anche scorretto nei confronti di questa squadra. È vero che, ragazzi, i temi sono difficili da proporre, perché veramente questo più 15 dall'Inter e più 18 dalle altre squadre è un'enormità. Però mai, insomma, c'è da giocare il campionato. In Italia in 130 anni di calcio. Bravo, sì, è la prima volta alla giornata la prima numero 15 punti più della seconda. Quindi quando vince il Napoli, mi metti questa battuta. Quando vince il Napoli è come se scoppiasse il Vesuvio. Bravo. Il Vesuvio che tanto hanno invocato da altre parti. Solo che questo scoppio per noi sono fuochi pirotecnici. Per loro è un terremoto, perché sta crollando tutta la Serie A. Mamma mia, l'avete invocato per una vita intera. Mamma il Vesuvio sta scoppiando. Scoppierà aprile, marzo, maggio, non lo sappiamo. La data non la conosciamo ancora. Ma di questi ritmi probabilmente forse è Pasqua la giornata. Esatto. Quindi quando ci sarà quello poi ne parleremo. No, ma ti ripeto, di mercato se ne parlerà più avanti. Il Napoli secondo me deve fare 2 operazioni, che sono Zielinski e Lozano. Io credo che con loro il futuro è incerto, quindi diciamo che potrebbe cambiare. Prima ancora deve blindare Spalletti, perché è il terzo anno, è ultimo che il Napoli ha fatto scattare in automatico col contratto. Quindi se si vuole creare un ciclo non si può prescindere da questo allenatore che finalmente è riuscito a portare a Napoli un trofeo, perché io dico già è riuscito, perché veramente la vedo improbabile la cosa che Napoli non possa vincere questo scudetto. Un po' ti dico la verità, perché ormai stanno saltando tutte le scaramanzie, ma però vabbè, dai. Sinceramente nasconderti oggi anche da ipocriti, ti dico la verità, anche perché io anche fossimo io stato punto io avrei detto sempre, ragazzi, punto 9/10 perdiamo, ma l'avete visto domenica scorsa, rigore nettissimo per il Napoli, nettissimo, l'ho visto dallo stadio, ho detto come mai è caduto Kvaratskhelia e nessuno è andato a vedere. Un'espulsione nettissima per un fallo da doppio giallo e l'arbitro non interviene. Allora noi abbiamo vinto 3-0, ma tu arbitro hai perso l'altra volta l'occasione di essere una persona imparziale, professionista imparziale. Perché non è possibile che si sbaglia sempre in una direzione, o quasi sempre. Quindi, ma lo dice tra l'altro la classifica del VAR, dove il Napoli resta la prima squadra che ha usufruito di cambi di decisioni arbitrali in campo, quindi perché l'arbitro aveva sbagliato, esatto, e il Napoli è stato avvantaggiato dal VAR e pensa che ancora penalizzato. Quindi senza VAR oggi staremo dicendo che il Napoli ha avuto 10-15
Episodi contro e le altre a favore, e se lo diciamo siamo piangine. Bravo, noi siamo piangine, sì. Ma voi state soffrendo, voi la soffrete. Bravo. Allora, la Serie A pare che appoggi l'emendamento di Lotito, prolungare i contratti da Zon e Sky sarebbe molto utile, questo lo sottolineano i vertici della Lega Calcio, dichiarazione all'Ansa. Vabbè, insomma, è chiaro che là si sta cercando di chiudere questa questione dei contratti. Intanto buona notizia dalla Napoli Primavera, che è in vantaggio 2-0 alla termine del primo tempo contro il Cesena a Cesena, con doppietta di Spavone. Quindi questa è una buonissima notizia per la Primavera. Leggo ancora qualche messaggio. Elmas titolare col Sassuolo, scrive Antonio. Raffaele: no, Koulibaly erano 3 anni che premeva per andare via, questo è meglio che lo sappiano un po' tutti. Pasquale Scognamiglio: dove giochiamo, non abbiamo problemi perché siamo più forti di tutto e tutti. Sono stati a Milano, perso il messaggio, ecco qua, avevo la maglia sotto in mezzo a loro, nessun problema, anche l'anno prossimo saremo più forti sicuro, io ho avuto la fiducia già Di Maro, direttore, lei lo sa. Va bene Pasquale, grazie per questo tuo messaggio. Allora, voglio dire il supporto a Pasquale, che ha ragione. Milano, nonostante quelle che diciamo, è una città molto civile da sempre, permettono di andare allo stadio con qualsiasi maglia. Sì, è vero. Però nessuno lo porta, ecco, quando fanno delle cose positive non le vantano, invece vengono sempre poi a creare negatività, perché se tu fai un divieto stai creando negatività. Invece Milano, da questo punto di vista, ma anche Napoli, perché io non ho mai visto a Napoli persone aggredire le altre perché portavano maglie di altre squadre. Quindi finiamola, signori. Dai. Se questo adesso l'anno zero, deve cambiare anche l'approccio delle istituzioni su queste cose. Difendere e rispettare la democrazia, non con i divieti, ma con i vostri controlli su chi va fuori le regole, non su chi vive civilmente questo sport, che è una passione di vita per moltissimi. Bravo. Allora, ha parlato Alessandro Siani, che ieri ha avuto ospite, dicevo, i giocatori. È un momento davvero incredibile, l'amicizia è il tema del mio film, secondo me è stato anche il simbolo della nostra squadra. Quest'anno tutti festeggiano al gol di ogni giocatore ed si vede che sono grandi amici. Kvaratskhelia e Osimhen sono davvero tutti forti, anche il capitano Di Lorenzo. Sei scaramantico? Sì, ma non posso dirlo per scaramanzia, dobbiamo stare concentrati fino alla fine in tutte le partite, questo è vero. Allora, c'è ancora Paolino, prima della pubblicità, che mi chiede ancora di un altro nome per la difesa, Baschirotto. Bel giocatore questo Baschirotto, però ragazzi, se andiamo a prendere un giocatore... È tutto prematuro, ragazzi, tutto abbiamo presto. La Champions, il campionato non è finito, noi ci sentiamo vincitori, ma in realtà, come ha detto bene prima il telespettatore, c'è ancora come ha detto Alessandro Siani, c'è ancora da tenere alta l'attenzione. C'è da giocare, ragazzi. La stagione è piena di evoluzione, abbiamo la Champions. Queste cose rimandiamolo quando finirà il campionato, adesso pensiamo a quello che sta accadendo in campo, che è qualcosa di straordinario. Voglio dire un'altra cosa. Vai. Io sento radio, vedo TV, a me piace, sono un social, quindi anzi chi mi segue sui social, soprattutto su Facebook, perché è il social dei quarantenni in su, quindi io là mi diverto molto a scrivere, sa bene quello che io penso e dico da sempre a viso aperto. Ecco, qualcuno chiama, a volte ho sentito discorsi tipo dire il Napoli ha 2 grandissimi centrocampisti di altissimo livello come Lobotka e Anguissa, peccato non abbia un terzo. Dico, ma ragazzi, ma davvero fate, cioè al di là di Zielinski c'è un Elmas che sta esplodendo in un modo clamoroso, cioè lo giocherebbe titolare forse in tutte le squadre di Serie A. Oggi Elmas giocherebbe titolare, ma avete idea della ricchezza di questa rosa? Cioè, capite che se il Napoli mettesse una seconda squadra in campo probabilmente arriverebbe nelle prime 5 con tutte e due. Cioè, qua si è fatto un lavoro di qualità talmente alto e di altissimo profilo che stona con questa nazione, dove ha cercato scorciatoie per vincere, tipo prendere calciatori esosissimi, Cristiano Ronaldo, Lukaku, penso a tutti quei soldi buttati nel mare, nel cesso, scusate la località. E ieri questo litigio in gioco tra Barella e Lukaku. Quindi, io non ho visto le immagini, ho visto soltanto delle foto. Ragazzi, Barella per me rimane il mio giocatore dell'Inter in questo momento. Lukaku posso capire che non sta facendo bene, vuole segnare, vuole carburare, però Barella
credo che veramente sia uno. Lukaku è nervoso perché, diciamo, tu lo sai, queste fasi di vita, inizio anno, già si inizia a fare la campagna e come ci volete sapere gli acquisti. Quindi Lukaku deve capire se ha futuro a Milano oppure no. Io penso che sia difficile che resti, quindi per questo è molto nervoso e le cose non vanno bene. Però detto questo, l'Inter e il Milan hanno avuto una stagione eccezionale, quest'anno la sta avendo il Napoli. Loro non hanno avuto sostanza di continuare. Noi, dicevo, con un lavoro che è stato fatto sui giovani, di prospettiva ma di tantissima qualità, ci stiamo assicurando un futuro. È quello, è il ciclo, la speranza del ciclo che sta spaventando tutti i media del nord, perché non avendo le redazioni a Napoli negli anni prossimi faranno fatica a seguire le nostre gesti, le nostre evoluzioni. No, questa è la verità. Perciò poi veniamo a quelle che ho sentito su Mediaset, sulla Rai, cioè, ma veramente toccano il fondo, cioè, a Mediaset domenica per sentire parlare del Napoli, vabbè. Ma sentire un'ora di disquisizione sul tifo di Santoriello, vedere degli illustri colleghi presenti, come io faccio, come cognome, Walter De Maggio, annuire in continuazione, mentre quelli dicevano un magistrato non può essere tifoso, un magistrato non può essere tifoso, non può odiare. Io facevo, lui è un PM, facevo davanti alla TV, lui è un PM, il PM ti può anche odiare e portarti davanti giudica, a un giudice, ma mica giudica lui. Tu non devi, anzi, sei un PM di odio perché sei un mafioso. Perché magari lui è un rappresentante della legalità e crede alla legalità, ha diritto ad odiarti. Tanto lui sta portando le prove, poi sarà il giudice. E allora nessuno che diceva Santoriello non è il giudice, Santoriello non è il giudice, tutti a cavalcare questa cosa per dire che cosa. Io lo sapevo che avrebbero sparato tutti i botti possibili e immaginabili, sì, per cercare di, sì, arenare, sì, questa situazione. Purtroppo Sandulli si è dimesso dal collegio. Vedete che sto... Allora ragazzi, togliete i 15 punti di penalizzazione alla Juve quest'anno. Di quello che dicevamo prima, il trio della settimana scorsa. Che è ancora più bello il nostro scudetto. Sì, sì, però, forse sì. Prima di, ecco, far partire questo volevo dire, buonasera, buonasera. Per tutti. Aspetta che sento una voce. Volevo dire questo, buonasera. Chi è? Com'è bella l'aria, ah, a più 15. Ciao Gregorio, ciao Francesco. A più 15, ciao Francesco. A più 15, ciao, sì. Francesco. No, si sta in alto, quindi... È tutto bella l'aria, è pulita, è pulita, è pulita. Quindi dicevo, togliete questa penalizzazione, ma non fate ripartire il prossimo campionato così come sono terminati gli ultimi. Là la dovete fare la penalizzazione, al prossimo campionato. E vigilare, bravo, sugli acquisti che faranno la squadra che metteranno, no, oppure in non farli proprio iscrivere al campionato di Serie A l'anno prossimo. Anche l'Under 23, anche quelli in Serie C, perché non vuol dire che sia Lega Pro. Giocare, possono imbrogliare, cioè, invece in Serie A, no. No, 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 ma non possono giocare neanche loro se sarà così. Matteo Marani, appena eletto giornalista di Sky, che ricorderete fortissimo, appena eletto presidente della Lega Pro, ha il dovere di approfondire queste tematiche e permettere una competizione leale, onesta, alla pari a tutti, come non è mai stato fatto in Italia da decenni. Io solo questo chiedo, un campionato a tutti i livelli. C'è anche Zola, C'è anche Zola, e questo per me è una... Che bella cosa questo fatto di Zola. Sì, io, sì, questo credo che bisognerà pretendere dalla vittoria del Napoli in poi di questo scudetto. Legalità. Bravo. Chi ha i crisma, chi ha i requisiti per far parte di questo gioco alla pari, che ben ci stia. Chi invece non riesce per proprie negligenze a sedersi a questo tavolo si deve estromettere. Bravo. Stop. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, poi leggerò i messaggi, ci sono diverse domande, anche Enrico Porcio mi fa diverse domande, vi rispondiamo subito, non vi preoccupate, apriremo le linee dopo, 506-7764, ma 342-3812-922 per i WhatsApp. Allora, andiamo un attimino in pubblicità e torniamo.
passare alla cassa automatica per la tua attività commerciale. La puoi avere con l'85% di credito d'imposta. Più velocità nelle operazioni di pagamento. Più sicurezza. La controlli a distanza con app dedicata. Nessun errore per il resto. Nessun ammanco di cassa. Teleassistenza in tempo reale. Chiamaci per informazioni. 081 82 59 209. Risponde Professional System. Eccoci tornati, abbiamo detto che faremo una puntata un po' polemica, poi voglio sentire voi tifosi cosa ne pensate di questa cosa del Sassuolo. Ieri me l'avete chiesto in tanti, quindi l'abbiamo fatta. Fra poco ci collegheremo anche con Maurizio Criscitelli, che poi è il presidente del Club Napoli Bologna, quindi vive la situazione praticamente lì a pochi chilometri. Rispondo a Enrico che mi dice mi vieti i colori, ma che se è democrazia. Poi dice ciao Francesco, era Raspadori risentimento muscolare, sì, col Sassuolo partiamo titolari al risultato acquisito i cambi, sì, io credo che non faccia turnover Spalletti, il turnover potrebbe farlo, diciamo, edulcorato in queste tre partite col Sassuolo, con l'Eintracht non credo, qualcosina con l'Empoli. Ma un turnover nel Napoli, lo sapete, può essere già Politano Lozano. Lozano ne ha giocate due, può giocare Politano la terza, così come c'è un'idea di far giocare Juan Jesus, per esempio, però non lo farei giocare con la col Sassuolo, casomai lo fai giocare con l'Empoli, Juan Jesus. Che è subito a ridosso poi. Esatto, e casomai ti giochi anche la squalifica. È vero che il Napoli questi pensieri non lo fa, non li fa. Ti giochi la squalifica di Kim, che è l'unico diffidato. Io ricordo che il Napoli, forse proprio l'anno scorso, o forse un paio d'anni fa, tenne Koulibaly per almeno 6-7 partite in diffida, uh-huh, e non se lo fece squalificare. Uh-huh. Era, cioè, sbaglio, giocò. Era proprio nel 2018, quando sì, poi vince Mattolino con il no, ma, che era ridosso forse della diffida. Perciò dico, proprio così. Vabbè, ma su questo, Francesco, dobbiamo fidarci di Spalletti, permettimi, perché lui ha una piena sì, no, gestione infatti, di tutto, dico, quindi anche sulle ammonizioni. Spalletti, l'abbiamo capito, è uno che parte dai dettagli, faccio sì, un esempio, sì, ok? Sì. Tu vinci 3-0 con la Cremonese, chiunque allenatore probabilmente sarebbe andato in TV a dire sì, abbiamo approcciato un po' così, ma la partita, invece lui non ha perso occasione per strigliare i suoi e dire giocando come abbiamo giocato il primo tempo non andiamo lontani, perché magari avrà notato un piccolo calo di concentrazione, perché è fisiologico, è naturale che quando di fronte alla Cremonese non l'Eintracht oppure la Juve, logicamente non dico le motivazioni sono totalmente diverse, ma qualcosa cedi. Ma lui non vuole far cedere nulla, quindi anche su questa gestione dei cartellini, sui calciatori, sul turnover, io penso che Napoli abbia dato piene garanzie che chiunque sostituisce, eccetto, ma neanche quei due, perché ragazzi, io ricordo che quando ha giocato Osimhen Simeone e Raspadori segnavano, sì, fra gli amici dicevamo, ma adesso che rientra Osimhen, ma dove lo mette? Ma che lo mette a fare? Sto parlando di inizio campionato. Quindi sul turnover, anzi, ma ci deve anche essere, perché così abbiamo l'opportunità, perché ragazzi, poi i calciatori devono giocare, perché se no a lungo andare si stancano.
Sono d'accordo. Adesso non avendo più la Coppa Italia, mica possiamo giocare sempre con gli stessi 11. Poi Spalletti ha fatto una tabella, da quando mi risulta, che sono 9 punti in queste 3 partite. La prima è già andata con la Cremonese. Per arrivare all'Atalante, alla Lazio e all'Atalanta, che avremo consecutivamente, dove potrà anche far respirare qualcuno, anche se dovesse concedere qualcosa, voglio dire, è ampiamente arrivato da qualsiasi situazione. Quella è quella l'idea, eh. L'idea è arrivare a Lazio e Atalanta con un grosso margine, che è già questo di 15 punti, credo che sia. Oggi ho letto una cosa simpaticissima, ho detto: se arriviamo a più 20 dalla seconda a Mishkam, ragazzi, sarebbe bellissimo, dai. Se arriviamo a più 20 dalle seconde, che ne so, gli diamo a qualcuno Di Lorenzo, diamo a qualcuno Simeone, diamo a qualcuno Raspadori, gli diamo io qualcun altro. Io non so se dalla regia riescono a inquadrarmi. Questa è la prima pagina della Gazzetta di oggi, no? Se voi la ancora spicciate. Allora, ieri l'Inter ha pareggiato, è andata a meno 15, ma si parla di tutt'altro. Se fosse stato al contrario, no? Cioè che il Napoli era a meno 15... pareggiando ieri sera, oggi tutti i titoloni erano per l'Inter. Bravo, che sarebbe stata la via. Non solo non ci siamo, ne parlano proprio. No. Questo è il senso della misura di quello che sta accadendo in Italia, la vera rivoluzione che sta accadendo. Cioè, il primo quotidiano sportivo non ci cita. E io, tutte, ti dico una mia pecca, io tutti i giorni quando posso mi diverto a fargli un commento sotto ogni post che lo vedo, no, dove li attacco puntualmente, chiamandoli carta stracciata, perché sinceramente mi devo divertire a dirgli tutto quello che penso di loro in questo momento, come gli ho sempre detto anche quando le cose non andavano bene. Un super Gregorio. Allora, Matteo Danola, non rido di più. Perché lui mi sfotte con questa frase, dice: salve direttore, risegnatevi questa data, 30 aprile 2023, Napoli Salernitana, e dice: non ridete in diretta, sarebbe l'apoteosi, ma non posso non ridere, amico mio, perché mi viene troppo da sorridere. 30 aprile sarebbe almeno 7 gare dalla fine, troppe. Io continuo a dire il 7 maggio, anche per un po' di scaramanzia e qualcos'altro. Poi Matteo, ci sarà l'inaugurazione del Club Napoli Partenopea, ci fa molto piacere, e quindi ti aspetto, vediamo, facciamo casomai un collegamento con voi quando farete l'inaugurazione, anzi ricordamelo, così proveremo a fare il collegamento. Allora, Maurizio Criscitelli c'è? Allora, Maurizio Criscitelli, presidente del Napoli Club Bologna, lo ringraziamo come al solito per essere con noi. Io ti chiamo in doppia veste, oltre ad essere ormai come dire, un esperto di tutte quelle che sono le questioni dei biglietti, delle organizzazioni, delle trasferte e quant'altro, e poi da super tifoso e soprattutto presidente del Napoli Club Bologna. Allora, Maurizio, intanto grazie del collegamento, con me c'è Gregorio Morrone. Ciao Maurizio. No, ti chiedo subito, così, senza, poi dopo entriamo nella vicenda, com'è la situazione? Quanti tifosi del Napoli tu aspetti al Mapei Stadium? Poi dopo parliamo dell'altra cosa, perché oggi ho fatto proprio la puntata su quelle, diciamo, quel comunicato, chiamiamolo così, del Sassuolo. Ne parliamo fra un attimo, ti voglio prima fare la domanda secca su quello che sai per quanti tifosi oltre del Napoli... 10.000, ti rispondo, sono oltre 10.000. 10.000? 10.000? Sì. 10.000 richieste? No, 10.000 che saranno presenti. Vabbè, no. Allora, ragazzi, vi dico questo, la capienza del Mapei è di 21.000 posti. Ok. 5.000, 4.000 li devi togliere perché il settore ospite è chiuso, è 17.000. E 17.000 devi togliere, 4.000 abbonati sono 13.000. Dei 13.000, diciamo, oltre 10.000 l'hanno comprato i tifosi del Napoli. Madò, che bello, ma che in un'ora, bello. In un'ora e mezza la tribuna est e la tribuna ovest è andata, e le tribune ovest laterali sono sold out. E il pomeriggio alle 4.20 è finita anche la tribuna centrale. Ma che bello, che bello! Ma c'è una fame
del tifoso napoletano che adesso non vuole perdersi nulla di questo Napoli. E al Noto ci sono tantissimi fratelli napoletani, lo sapevamo che Modena sarebbe stata una roccaforte per noi, quindi mi auguro che adesso si vada a sbancare questo campo che negli ultimi anni che bello. Ha fatto un po' soffrire, diciamo così. Mauri, noi ci eravamo lasciati, credo la settimana scorsa, due settimane fa, con la situazione del decreto, ma poi il decreto è uscito. E non è un decreto legge, un decreto ministeriale, una circolare, un decreto ministeriale, una circolare interna che ha fatto. Ok. Quindi alla fine c'è stato. Esiste, l'ho letto, l'ho visto, è stato firmato il 14 di gennaio. Ok. Quindi diciamo questa situazione è così. Rimane dopo Sassuolo l'ultima partita con l'Empoli, ci troviamo? L'Empoli sì, già venerdì usciranno i biglietti. In vendita libera per chi non è residente in provincia di Napoli, e Napoli provincia, e noi stiamo comprando la curva sud-ovest, curva nord-ovest, scusami. Per Empoli. Però anche là c'è la limitazione. In che senso? Cioè, è l'ultima partita con la vendita vietata residente a Napoli e provincia. Ok, è l'ultima partita di quelle là. Solo Napoli e provincia, però chi è Salerno, Benevento, quindi no. Campania no. Il problema è la disponibilità dei biglietti, perché sono la curva di circa 3.000 biglietti. È piccolino. Però diciamo che in vendita libera arriveranno pochissimi biglietti, perché da oggi partiva la vendita dalle ore 10 e un abbonato poteva comprare due biglietti per chi non era abbonato. Diciamo che era residente, quindi fuori dalla provincia di Napoli. Ok, ecco, questa è un'altra notizia, ragazzi, che ci sta dando Maurizio sulla partita di Empoli. Allora, torniamo al comunicato del Sassuolo. Io ho detto una cosa, ho detto a me non è piaciuto. Ieri ho avuto una valanga di messaggi di persone che mi chiedevano Francesco, di parlare. Prima di fare la premessa posso chiedere una cosa? Come no? Posso chiedere una cosa? Il comunicato del Sassuolo non è riferito ai tifosi del Napoli. È riferito detto, a quei pochi tifosi che andranno in curva, che andranno nella curva del Sassuolo. Stop. Non ho per lo stadio. Maurizio, ma lui ha detto di non portare sciarpe e maglie, ma ragazzi, se leggete il comunicato, ho capito, ma questo lo porta il napoletano, non quello tifoso del Sassuolo. Quindi in poche parole ha detto: non vogliamo napoletani in questi turni. Non è vero, ragazzi, vi devo dissentire. Allora, questo dai, raccontaci. Nasce quando il Sassuolo gioca con l'Inter, la Juventus, il Milan. Perché l'anno scorso il Milan ha festeggiato scudetto a Sassuolo e diciamo delle piccole scaramucce si sono verificate solo all'interno della tribuna sud, dove ci stanno i tifosi, diciamo, ultras del Sassuolo, pochi che siano. Solo tribuna in quel settore. Nord o sud? Io ho letto nord. È nord o sud? No, sud. La tribuna nord è chiusa. Ok, scusami. No. Allora, allora che cosa è successo? Perché i tifosi del Napoli erano arrabbiati? Io ti ho detto, guarda, ho avuto decine di messaggi. Perché nessuno ha letto il comunicato, ragazzi. Nessuno ha letto il comunicato. Perché se leggete il comunicato è riferito alla tribuna sud. Stop. Io ho parlato ieri a scanso di equivoci. Ieri mattina ho chiamato il Sassuolo, ho parlato con, diciamo, chi dovevo parlare, e dice è un comunicato, è quello di sempre, perché io l'ho letto il comunicato. Parla della tribuna sud, non parla dello stadio. Vabbè, Maurizio, sei d'accordo che è stato inopportuno questa cosa? No, perché dice che lo fanno sempre, capito? Che lo fanno sempre. Se lo fanno per il Napoli, ragazzi. Fidatevi. Alzatevi un po', Maurizio, ragazzi. Che non lo sento proprio. Questo comunicato l'hanno fatto con la Juventus. Perché? E allora chi l'ha montato sto caso? Mauri, perdonami, perché io voglio saperlo. Francesco, chi l'ha montato non lo so. Però ti devo dire una cosa. Che diciamo che con i social le persone non vanno nemmeno a vedere, non vanno a vedere nemmeno l'origine della notizia. Quello. Ok? Allora, poi il problema c'è da dire una cosa, e lo devo dire. Perché diciamo a volte chi fa il lavoro dei siti è anche un poco, diciamo, poco attento, lo fa furbamente per prendere i click. Okay? Allora, esatto. Se tu questa notizia non la dai, non prendi i click. Se tu dici vietata l'ingresso, tutti quanti vanno a vedere perché è vietato. Okay? È la Maurizio, verità. Io infatti allora, purtroppo l'informazione dobbiamo cercare di veicolarla bene, perché altrimenti si innescono dei meccanismi che si ritorcono contro a noi tifosi. Il Sassuolo
se fosse ripresa al Sassuolo, vi posso garantire che ci avrebbe dato anche il settore, guadagnavano di bei soldi. Anche perché i biglietti al Sassuolo non costano poco. Bravo, okay? Esatto. Sono rammaricati, dice, ma proprio con noi devono chiudere la trasferta. Senti, no, ma io ho sentito un tifoso che ha chiamato ieri in una radio, mi diceva tre di loro 250 euro. Se tu fai, Francesco, se tu con costa bambino, euro, con un bambino, la tribuna laterale, no, il bambino c'è ridotto. E dice che non c'è nel ridotto, ha detto, così ha detto, no, un c'è, ragazzo c'è, forse era un ragazzo. Ho fatto 150 biglietti. Allora, la tribuna S è quella che fila prima perché è quella che costava di meno. Poi c'è differenza se paghi in contanti, se paghi con carta di credito. Ah, viva di credito. E se paghi con carta di credito costa, c'è una commissione, un'ulteriore commissione per comprare il biglietto. Perché salutando i ricevitori che non vogliono i contanti, solo pagamenti elettronici. Scusami Maurizio, ma al di là che Sassuolo abbia questa abitudine, questa cosa usuale di avvisare per ogni squadra, ma tu non la trovi sbagliata questa cosa? Io voglio capire. No, cioè, ma perché la società deve imporre alla gente di seguire dei comportamenti che per me cozzano con la Costituzione, con la libertà dell'individuo. Io voglio andare anche vicino all'ultra del Sassuolo, se questi reagiscono male devono tassare loro, non prendersela con me, magari porto così, mia figlia. Ma no, io penso al caso della ragazza di Firenze che gli fanno girare la maglia. Se noi giustifichiamo queste cose perché così vanno tutte, un po' come quelle che sta facendo la Juve, spero ci accavaliamo, perché se no allora non ci accavaliamo. Noi licenziamo queste cose. Io sono per un cambio radicale del calcio, signori. Ce la dobbiamo smettere di fare divieti. Noi dobbiamo dare l'opportunità alle persone. Chi parte da Napoli? Cioè, ma che senso ha? Ma non puoi partire da Napoli, però. La trasferta a Napoli e provincia. Io sono una persona per bene. Io ho la testa ma del questa tipo. È un'altra cosa. Io ma voglio andare a vedere la partita però. Con mio figlio, ma perché me lo devi vietare? Questa è siamo un'altra nel cosa, 2023. Questa è un'altra se cosa. Tu Stato non sei in grado di garantire la mia ma libertà, hai ragione, il mio movimento, ma hai fallito tu. Greco, questa hai ragione, ma è un'altra cosa. Ritorniamo al discorso. È tutto nello stesso calderone. Sì. Cioè, no, no, divieti, no, aspetta, voglio fare una io domanda. Penso sono sbagliati. Ragazzi, vi prego. Per fare quello che dici tu, devi cambiare il codice di procedura penale. E che lo si cambi se è sbagliato Mauri, questa situazione? Mauri, aspetta però, rispondimi alla domanda, se no i telespettatori non ci seguono. Ti chiedo un'altra cosa. Abbiamo capito che il Sassuolo lo fa con tutte le squadre, Gregorio non è d'accordo e mi trova anche a me su questa linea. Però ti faccio io la domanda per capire il discorso, e tu dici ha ragione il Sassuolo, è un discorso di limitazione per evitare problemi? Sì, ah, ok. Ti sto dicendo questo comunicato nasce perché nella curva del Sassuolo la possono comprare solo i tifosi del Sassuolo che hanno la tessera nero verde. Ok. Se poi tu trovi dei tifosi che usate degli escamotage, non mi fa vanno nella curva del Sassuolo dove non ci potrebbero neanche stare. Certo. Okay? Dice voi se ci state, a noi non ci interessa, però evitate di portare i vessilli. Perché possono nascere dei problemi di ordine pubblico. Punto. Aspetta, fermi. Non ho capito. Un attimo, fermati, Greco, ti prego. Dammi 10 secondi perché sennò non ci capisco. Diamo prima l'informazione e poi ho capito. Ti faccio un'ulteriore domanda. Quanto è grande la curva del Sassuolo? Rispondimi, Maria. 5.000 posti. Quanto? 5? 5. Diciamo che i tifosi del Sassuolo, se sono 3.000. Capisci? Sono 4.200 quella cosa. Bravo, quindi stanno 800 post che possono essere comprati da chiunque. Al momento 600. Ho detto 500. Allora, giustamente loro dicono 500 persone in uno stadio già pieno che vogliono biglietti, perché quello è il discorso. Cioè, la voglia del biglietto. Maurizio, dopo ti chiedo anche la questione dell'Eintracht, perché ne sto sentendo di tutti i colori. Allora, vogliono biglietti, che cosa fa il tifoso del Napoli che è, come dire, pronto a tutto pur di andare a vedere quella partita? Se va a comprare pure la curva del Sassuolo. È come se tu domani mattina sei tifoso dell'Inter e vieni in curva B. Cioè, non la può comprare. Ho capito, però. Non lo può comprare quel biglietto. Maurizio, perdonami. Voglio farti un esempio. Però tu avrai, sei un po' più piccolo di me, avrai sicuramente ricordi che a Napoli in passato esisteva il club dei 200 nei distinti,
altri che avevano delle aree delimitate con accordo della società. Allora in quel caso io voglio capire che quella è un'area riservata perché è stata anche pagata diversamente. Ma qua parliamo della possibilità per un libero cittadino, al di là del proprio tifo, di andare in un settore popolare, anche se la stragrande maggioranza della curva di casa, poterci andare in piena libertà. Allora, se giocate il Super Bowl in America, io a me gli americani non stanno simpatici, ma sono l'esempio della più alta democrazia al mondo. Ti risulta che sia vietato andare con i colori dell'altra squadra nelle altre curve o fate questi giochi? E allora quando cresciamo, Maurizio, se noi giustifichiamo che questi vanno bene a fare questo... Tu segui anche il basket, lo sai che il basket è un'altra cosa. Allora, anche il basket, è mai risultato che c'è allo basket? Allora, dobbiamo noi essere fautori di portare questo cambiamento. Dobbiamo pretendere prima la libertà dell'individuo e poi quello che viene dopo. Facciamo un'altra puntata su questo. Mauri, io la penso così. Però scusami. No, spiegami, tu hai detto, no, tu hai detto escamotage. Io sono, sono d'accordo con Gregorio. Lo so. Gregorio, però qua stiamo parlando di utopia. Perché tu adesso domani mattina vengono 50 tifosi con la sciarpa della squadra avversaria, vanno in curva. Che succede? Succede che se qualcuno non rispetta le regole, con le telecamere, quelle persone alla prossima partita non ci saranno, quei 50 torneranno, sono quelli che l'hanno aggredito. Ma non c'è. Ma il calcio Napoli soprattutto ha cercato di fare un'opera pia sugli ultra, no, diciamocela tutta, ancora oggi è in contrasto. Manca lo strumento, e lo si deve creare. Allora ragazzi, se vogliamo va bene svoltare in forse in Inghilterra ancora, ma neanche in Inghilterra, ma però facciamo così, giustifichiamo i giornali che non parlano di noi, giustifichiamo i media. Aspetta Mauri, non ti sto sentendo. Mauri, non ti sento, oggi sono io che sono, perché Gregorio è in Inghilterra. Tu puoi andare solo nel settore ospiti, se vai in un altro settore non puoi esultare, puoi avere la sciarpa o la maglia della squadra avversaria, altrimenti non ti fanno proprio accedere all'impianto. Questo è in Inghilterra, che diciamo ha fatto un lavoro importante. No Mauri, però voglio ritornare 10 secondi sulla questione di quei 500 biglietti. Giustamente tu hai detto non li puoi comprare, però prima hai usato un termine: con dei sotterfugi potrebbero entrare, perché come dici tu, perché allora il Sassuolo poi fa quel comunicato? Se io non posso, se io tifoso del Napoli, persona per bene che vado anche così vestito col pulloverino blu, che non è significativo di essere tifoso del Napoli, compro il biglietto in quella curva e mi metto lì zitto e mi guardo la partita, questo non me lo puoi vietare. Tu giustamente dici esatto, non me lo puoi. Però dici chi lo compra sono i tifosi del Sassuolo, però perché possono comprarlo solo là? Perché ragazzi, vi voglio dire una cosa: il Sassuolo è l'unica società che ci ha messo lo stato a disposizione, non ci ha messo una limitazione, non ci ha messo, ha detto l'unica cortesia, non mi create problemi di ordine pubblico. Dobbiamo dire le cose come stanno. Io sono il primo, ma io sono d'accordo, io sono spiegato. Devo dire idem ha fatto l'Empoli, ha detto le tribune, nei distinti nelle tribune possono andare solo chi ha la testa dell'Empoli e chi è residente in Toscana. Mi mette a disposizione la curva nord-ovest, perché non possono aprire il settore ospite, sennò perché c'è un decreto, aperto il settore ospite, avrebbero aperto. Ok, allora il problema reale diventa l'ordine pubblico, che tu devi garantire anche quelle persone che vanno, devi garantire l'ordine pubblico, perché all'interno dell'impianto l'ordine pubblico è gestito dagli steward, non è gestito dalla polizia. Bravo. Allora mettiamo due punti fermi: uno, che il comunicato del Sassuolo lo fanno per tutte le squadre; due, che voglio dire, non è un attacco ai napoletani, e devo dire che qualche media napoletano, io lo sapevo, ma io l'ho detto ieri, timidamente l'ho detto ieri, e mi sono arrivati 10 messaggi, no, non è vero, ci hanno accusato. Io l'ho detto timidamente perché avevo letto il comunicato e leggo la parola tribuna, come si chiama? Tribuna Sud, cioè dove dire, è come dire domani mattina ai tifosi della Lazio che verranno da Roma, dire ai tifosi della Lazio è vietata la vendita della curva B e della curva A, cioè che sono i due feudi delle nostre tifoserie.
Poi, ragazzi, io li ho visti i tifosi di alcune squadre nella tribuna centrale, giù alla tribuna stampa. Mi ricordo addirittura il Parma, dei tifosi del Parma una volta, stavano giù da noi perché no, forse pure loro ebbero un problema. C'erano tifosi del Parma che entrarono in tribuna Posillipo, delimitati dagli steward. Però vennero lì, me li ricordo, li tenevo sotto io, sotto la tribuna stampa. E accadde qualcosa? Non accadde niente, vabbè, però c'era un cordone di steward in corso. Però stavano pure in tribuna, e stavano pure in tribuna. Va bene. Mettimeli in curva e vedi che succede. Mauri... ti devi mettere anche nei panni di chi deve gestire l'ordine pubblico. Esatto, quello. Allora, tutto questo comunicato nasce perché in tribuna sud non c'è mai andato nessuno. L'anno scorso è successo la prima volta con il Sassuolo Milan, quando il Milan ha festeggiato e i tifosi del Sassuolo si sono rivoltati perché nella loro curva non volevano visto che la curva loro dove vanno i tifosi del Sassuolo non volevano le bandiere del Milan. Posso dire una cosa, è anche giusto questo, è anche giusto, bravo, ma mi trovo d'accordo se tu vai però ho capito Gregò quello che dici tu, però Gregò se tu vai così vestito come stai adesso vai a vederti la partita ma se ti vai con la bandiera del Napoli qualcuno ti potrebbe rompere le scatole, no? Ho capito, questo ne parliamo dopo, la parte filosofica di quello che dici. Questo per me, tutto questo, perdonatemi, alimenta il clima di odio che esiste in Italia. Lo sappiamo, cioè, non è la soluzione, poi ognuno è libero a casa sua di fare come meglio crede. Esatto, bravo. Però sinceramente per me è una delusione assistere ancora oggi a tutto questo, il divieto della trasferta per i tifosi del Napoli, quello è il vero problema. Io penso che lo Stato dietro queste cose sia, come fatti capire, sia la soluzione più veloce, quella meno impattante anche economicamente, tagliamo la testa a torte e vediamo. Non li, esatto, evitare l'ingresso in un centro commerciale perché due bande di bulle si sono prese a scazzottate, che fai, mi chiudi il centro commerciale? Infatti, cioè, allora il senso non esiste, solo perché il caccio lo si giustifica. Bravo. Cioè, se io dico che sono tifoso del Napoli, vado a Sassuolo, hanno diritto ad odiarmi e la società dice pure che fanno bene ad odiarmi che se porto la bandiera. Se non cambia questa mentalità, noi resteremo quel campionato di serie Z che siamo oggi. Tenteremo l'occasione per fare uno step in avanti. Siamo razzisti e tuteliamo i razzisti in ogni settore. La dobbiamo smettere. Devono cambiare le regole. Come, e ti dico, Maurizio, la finisco perché non è una disputa fra me e te, sono due modi. Il discorso è questo, che quando hanno voluto hanno dato addosso agli ultra, alle abitudini degli ultra, hanno messo le persone in galera. Quando vogliono le cose le fanno, ma quando scelgono la strada più veloce per tagliare la testa al toro, per non, me ha perso l'Italia. Si è perso un'occasione. Allora, Sassuolo, Milan, Inter. Vai Maurizio, vai, poi dopo ti devo chiedere dell'altro. Non hanno dato nessuno, non hanno fatto altro che dare una risposta di tipo politico, perché la chiusura decreto della chiusura di due mesi è solo perché devono dare un segnale, perché quello che è successo in A1 ha avuto una ribalta, una ribalta mediatica al di là di ogni aspettativa, e questo ha messo in difficoltà il ministro. Il ministro perché tra il decreto che ha fatto è un decreto che non serve assolutamente a nulla, a niente. Ti spiego perché noi siamo andati alla Spezia, abbiamo parcheggiato nel settore ospiti. Poi ci hanno accompagnato un poliziotto avanti e uno dietro, in gruppi da 20-30 persone ci hanno fatto transitare sotto la curva ferrovia dello Spezia e ci hanno portato dall'altra parte per farci andare nei distinti, mettendo in serio pericolo l'ordine pubblico, per dirti quanto quanto sia sbagliato questo decreto, come è sbagliato punire un'intera città e un'intera provincia. Parliamo di punire 2 milioni di abitanti per il gesto di 100, forse nessuno. 50. Forse nessuno. 50. No, ma nemmeno. Perché per il momento i provvedimenti che sono arrivati sono una decina di provvedimenti. Bravo. Tra quelli amministrativi e quelli penali. Figura. Stiamo parlando di niente. Niente. E i responsabili sono da trovare da altra parte. Io ho fatto fare su questa cosa, per rispondere a Gregorio, abbiamo fatto fare un'interrogazione parlamentare su questa cosa. La stiamo portando avanti. Perché il ministro ci deve dare delle risposte, perché l'autostrada non è stata chiusa perché ci sono stati gli scontri, Gregò. L'autostrada è stata chiusa perché qualcuno ha deciso di chiudere l'autostrada per far passare prima i tifosi della Roma.
e poi quelle del Napoli. Cose pazze. Ok, quindi l'errore umano di una persona che ha fatto la votazione del genere o di un pur di persone va a ricadere su centinaia, migliaia di tifosi perché si è fatta la votazione sbagliata. Allora, loro non pagano le colpe, le paghiamo noi. Esatto. Questo deve cambiare. Questo, io mi permetto di dire questo che questo scudetto del Napoli, se dovesse avvenire, ma io credo che ormai è fatto, dovrebbe essere proprio l'emblema di un cambio radicale di quello che è l'approccio col calcio in Italia. Altrimenti questa nazione sarà sempre retrograda, razzista e destinata a sprofondare. Due mondiali passati senza di noi. E tutto quello che sta accadendo non hanno insegnato niente. Ma ragazzi, oggi finisce un decreto vergognoso. Una società giustifica i vedo una serie di errori in catena, uno dietro l'altro, che per me stanno affondando questo movimento. Ma sta ancora Gravina, Greco. Allora, Mauri, ti lascio scappare, però mi devi dire... È un discorso filosofico. Sì, sì, no, no, no. Allora, mi devi spiegare un po' la situazione dell'Ajax. No, filosofico, utopistico. Utopistico. Allora, Eintracht. Allora, anche qua ci sono decine di tifosi, anche qua mi hanno scritto... che hanno il volo ma non hanno il biglietto. Alcuni biglietti sono finiti nelle mani delle agenzie di viaggio. Ok. Non voglio fare polemica, non è il mio caso. Ti chiedo però una cosa sola: qualcuno sta acquistando proprio stamattina, adesso non vi posso far vedere perché per privacy, ma una persona mi ha mandato un biglietto comprato in un settore tedesco, un tifoso del Napoli, due di loro hanno comprato, non so in quale settore, ma mi hanno mandato il biglietto. Non riuscivo a capire che non conosco bene il tedesco. Comunque, mi hanno mandato un biglietto che sembra regolare, con quel code posto, assegnato e via dicendo. Che succede a questi due tifosi, o così come altri che potrebbero comprare? Cioè, li fanno entrare? Cosa succede? Innanzitutto diciamo che Francoforte non è, bisogna stare attenti, perché stai giocando una trasferta europea e non sai mai chi ti trovi vicino. Bravo. Questa è la prima cosa. Due, sono stati fortunatissimi, perché da Francoforte i biglietti non si trovano e sono carissimi. È vero. Sono carissimi i biglietti, non se ne trovano di altri settori. Poi i ragazzi che hanno fatto i voli, hanno fatto gli hotel, loro quando l'hanno prenotato sapevano che non c'erano la certezza del biglietto. Certo, lo so. E lo sai perché l'hanno prenotato? Perché hanno un'altra certezza, sempre un altro nostro fenomeno, tutto napoletano. Sono sicuri di trovare i bagarini fuori allo stadio. Diciamo, ma non ci sono, penso. No, ma non ci stanno i bagarini. Ma quelli non sono nominativi i biglietti, quindi chi li può acquistare li può anche ritare. No? Posso fare un appello? Vai. I biglietti del settore ospiti sono in formato elettronico. Significa che io ho il biglietto. Il mio biglietto è un PDF, lo posso mandare a 50 persone, prendere i soldi da 50 persone e entra una sola persona. Allora, quelli che comprano il biglietto, quello che comprano il biglietto da questi personaggi che lo vende a 300-400 euro, devono essere consapevoli che la partita rischiano di non vedersela. Sì, sì, bazzano girando fotocopie. Perché se nessuno comprasse il biglietto a 300-400 euro, la prossima partita non ci sarebbe nessuno che si mette vicino al computer per prendere il biglietto per rivenderselo. Perché io che prendo il biglietto, se non posso andare, lo do a un mio amico, ho pagato 65 euro, incasso 65 euro, i soldi che l'ho pagato, perché costa 60 euro più le commissioni di Ticket One. E il biglietto costa 65 euro e 40. Che poi anche su questo bisognerebbe dire, sul lavoro che fa Ticket One, che per me è insufficiente da solo a poter gestire tutta questa numerica. Ma non è il problema, non è stato Ticket One, credo. Non lo dico in generale, anche per altre situazioni, no, altre gare, ci sono stati molti problemi a reperire questi biglietti. Non ci deve fare l'avvocato difensore di Ticket One, però Ticket One, tra i due più grandi concessionari che ci sono, tra Ticket One e Viva Ticket, Ticket One è 10.000 volte superiore a Viva Ticket. Il problema con il Napoli che è stato il traffico sul sito del Napoli. Ragazzi, per 1.500 biglietti c'erano 10.000 persone a bombardare il sito. È normale, perché tutti gli abbonati erano lì sul sito per cercare di comprare il biglietto. Sì, ma questa è la verità. È normalissimo. E può essere che il sito del Napoli non riesca, io questo faccio un'ipotesi, non riesca a reggere il traffico che si è creato in quel momento. Però non puoi manco pretendere a Napoli di avere dei server
in grado di gestire il traffico di 10.000 persone. Queste non sono, sono scelte societarie. Certo. No. Vabbè, insomma, ragazzi, no, questa qua che mi hai detto, ecco, c'è la preoccupazione quindi che il settore ospiti qualcuno può fare le truffe, l'abbiamo capito. Ma è sicuro, Francesco? È sicuro, ok, vabbè, lo volevo essere, sai. Invece su quello che può essere, però, ecco, se io ho preso, non lo so, chiamiamoli distinti, va, i distinti dello stadio di Francoforte, quella parte lì, eventualmente non è che ci saranno limitazioni perché sono italiani, cioè quando gli chiedono il biglietto non credo che gli chiederanno la tessera d'identità. Quando abbiamo giocato con che cos'era Legia Varsavia l'anno scorso, forse in qualche sì me la ricordo sta la cosa là, non mi ricordo ma ho perso qualche colpo. L'anno scorso c'era il divieto per i polacchi di comprare il biglietto, sì se tu presentavi a presenza in Bologna non entrare. Come quest'anno, come a San Paolo, ci sarà il divieto, credo che ci sarà il divieto per i tedeschi di comprare il biglietto. Per questo no, io... No, scusami, era per gli inglesi. Era per gli inglesi, sì. Perché chi era residente in Inghilterra non poteva acquistare il biglietto. Che perciò poi invece dico... quando abbiamo giocato con la Stella Rossa io c'ero. Ecco, c'era il famoso tifoso che là si affacciò sul campo di Genova nella partita con l'Italia. Quello lì sì, quello okay. È un ultra della Stella Rossa, ma anche della nazionale serba. Sì. Siccome c'è grande rispetto e amicizia tra le tifoserie, ho visto tanti serbi mangiare e bere alla napoletana. No, vabbè, ma il serbo allora, per me quello che... è caccia. Che ti volevo dire, anche questo fa dei divieti. Allora, è chiaro che se ci sono delle tifoserie organizzate, nessuno va a calpestare i piedi delle altre invadendo delle curve, eccetera. Il discorso è fatto per il tifo delle persone normali, cioè per chi va allo stadio con un figlio, una figlia, una famiglia ed è privato di poterci andare anche in curva a vedere la partita da tifoso del Napoli a fianco a quelle del Sassuolo, perché quelle del Sassuolo, quelli del Milan, quelli del Napoli potrebbero sorprendersela con una singola famiglia, una singola persona. Questo per me è tutto veramente sbagliato, perché poi è chiaro che il tifo organizzato va controllato in un certo modo, ma io non credo che un tifo organizzato chieda di essere messo a fianco di un altro, a meno che non voglia fare la guerra, come è accaduto in autostrada. Allora, le questure sanno benissimo chi sono quelli del tifo organizzato, come la pensano, come si muovono, come approcciano le partite già mesi prima, già settimane prima, come si danno appuntamento, come quello è accaduto appunto sull'autostrada. Quando si usa la parola divieto, quando si usa la parola divieto, quando si usa la parola limitazioni, per me è sempre una sconfitta, perché non si tutela il vero spirito di questa competizione. È quello di, cioè lo sport dovrebbe unire, dovrebbe essere fratellato. Ma io parlo perché c'è un figlio di 18 anni che non fa parte degli ultra, quando lo porta allo stato, lui la parola odiare non sa che cos'è. Però come gli spiego, è anche quella di 12 che non può andare in una curva perché se mette la maglia la picchierà. Cioè per me è una sconfitta se già faccio passare questo messaggio alle future generazioni. Invece vorrei dire a questi ragazzi che loro per primo devono pretendere un cambio di mentalità in questa nazione retrograda, perché questa è una nazione... Angelo, hai scatenato i messaggi, dopo proverò a leggerli. Va bene, faccio qualunquismo, no. Tutto Gregorio, però ripeto, sono situazioni che non... In questo momento lo sappiamo, tu lo conosci il calcio. Io personalmente ho cercato di comprare i biglietti di Coldplay, non ci sono riuscito. Sono andati a Ruba, c'erano milioni di persone, perché è un evento unico e straordinario. E siccome il Napoli in questo momento sta vivendo una stagione unica, straordinaria, spero non unica. Dicevo, è chiaro che adesso tutti vogliono andare allo stadio, allora è anche normale, come la pizzeria che il sabato fa 1.000 pizze durante la settimana 10, non è che può comprare 10 forni e te li spende per 5 giorni quindi è normalissimo. Però Gregorio, sai, il calcio tu lo conosci, voglio dire, sei uno che fa dalla Serie C alla Serie A, lo sai come funziona, lo sai come funziona, cioè non te lo devo dire io, è chiaro che purtroppo tu hai ragione, ma è un discorso difficile. Ma se noi media se noi iniziamo ad esplorare e pretendere questo cambio di mentalità nelle nostre generazioni future, passiamo le stesse problematiche e le stesse patate bollenti e continueremo su questa strada, scontri sull'autostrada, scontri su questo. Quando poi, se vogliono, vengono fino a casa e ti vengono a prendere. Cioè, a Napoli hanno fatto delle multe perché stavano fuori posto ad inizio anno. Ma ancora così, è ancora così. Grazie, Mari. Dimmi, io ti volevo salutare. La democrazia funziona perché ci sono delle regole.
affinché funzioni la regola, ci devono essere le regole. E le regole che ci sono adesso. E mi permetto di aggiungere, scusami, la certezza della pena. Non solo la regola, ci deve essere la certezza della pena, anche quella regola. Dicendo, a volte si fa appello. Guarda, ti dico questo perché questo con un presidente di qualche anno fa dell'Osservatorio, no? Il dottor Intini, in un colloquio che abbiamo avuto prima di un Juventus-Napoli, io sono stato al Viminale ospite da lui e abbiamo parlato proprio di questo. Purtroppo gli strumenti che abbiamo in Italia, non sono gli stessi strumenti che abbiamo in Inghilterra. Ok? Ecco, bravo. In Inghilterra se tu sbagli ti mettono in galera, subito. Ma nello stadio non è che ti devono portare fuori dallo stadio. C'è le sotto, è vero. Allora, e le vogliamo pretendere anche noi queste regole civili? O dobbiamo sempre allora, vivere di divieti? Questo è quello che io dico. Penso che noi dobbiamo pretendere. Prego. Maurizio, è stato un piacere da pazzi con te, veramente mi diverto tantissimo. Siamo no, ma è bello, il dialogo è bello anche perché i tifosi ci seguono con grande attenzione. Però è la cosa importante è poi spiegare. Ti ringrazio Maurizio anche per le ultime notizie. Grazie, grazie sempre. Ok, ragazzi. Ciao. Forza Napoli Maurizio, e tieni alta la bandiera in ogni stadio. Ciao caro. Vabbè. Allora, dopo torniamo, leggo e anche i tanti messaggi che sono arrivati. Abbiamo un altro ospite per parlare anche di questa storia. Lo facciamo fra poco, allora pubblicità. Di passare alla cassa automatica per la tua attività commerciale. La puoi avere con l'85% di credito d'imposta, più velocità nelle operazioni di pagamento, più sicurezza, la controlli a distanza con app dedicata. Nessun errore per il resto, nessun ammanco di cassa, teleassistenza in tempo reale. Chiamaci per informazioni 081 82 59 209. Risponde Professional System. Allora, eccoci tornati, ripeto, abbiamo alzato il polverone, ma perché io volevo sottolineare alcune cose, poi il ragionamento per Fra Gregorio io lo sottoscrivo, però come un po' ti ha detto anche Maurizio, lui ha usato la parola utopistico, io dico che è difficile, ok? Mi metto a metà di questa situazione, fra io poco ce lo proviamo. È una questione di volontà. No, hai ragione, adesso infatti volere fra poco dire. Avremo un altro grande amico che appena possibile si collegherà. Che ci può dare qualche delucidazione anche sull'aspetto culturale della situazione. L'abbiamo capito, detto a telecamere, spendo che abbiamo continuato a dibattere. Certo, è bellissimo stare qua con Francesco. Io lo ringrazio a vita eterna perché mi dà una possibilità enorme.
Allora, se voglio far capire il concetto, io capisco quello. Maurizio ha fatto benissimo a spiegare tutti i requisiti, tutte le cose necessarie per poter accedere allo stadio. Io quello che io dico è solo questo. Poi magari voi da casa vi schiererete se con l'uno o con l'altro. Ma no, io ma dico solo questo. No, schierarsi. Allora, se Sassuolo avesse fatto questo tipo di comunicato, fratelli tifosi del Sassuolo, se accanto a voi vi trovate una bandiera del Napoli, una maglia del Napoli, rispettatela, perché se non lo farete non entrerete più allo stadio. Sarebbe stata un'altra comunicazione. Cioè avresti difeso la democrazia, la libertà, l'individuo, il piacere di mettermi in macchina e venire da te a casa tua a vedere la mia squadra del cuore. Invece no, quando usano la parola divieto, limitazione, per me è lo Stato che ti dice: ti do delle regole, io Stato non sono capace di controllare queste regole e quindi, siccome non posso fare altro, ti divieto, ti tolgo le cose, nonostante che ti abbia dato la regola. Cioè lo Stato che ammette le proprie mancanze, ti dà una regola che non riesce a rispettare. Quando l'ho visto fatto, ti ripeto, e allora, c'hai ancora Gravina presidente della FIGC. Io ho 52 anni, io spero che i miei figli potranno avere un calcio in Italia diverso, perché io non dico sempre la stessa cosa, hanno vinto per 100 anni sempre le stesse. Dove sta scritto che i prossimi 100 devono essere sempre qui? Quando vincevano la Provercelli, il Genoa, tutti pensavano che fossero stati eterni, sono durati 20 anni, questi ne sono durati 100, ma domani potranno vincere altre squadre, se cambia il modo di vivere in questa nazione, soprattutto, ma sociale, ma io dico nello sport, che è poi la fotografia della società. È quello il problema. Infatti, allora ti manda un abbraccio l'amico Ferdinando Francese, che dice: Gregorio, hai sempre il sorriso stampato. Poi invece c'è Rosario Furno. Rosario, ti devo bacchettare, però, perché tu dici: ok, questi del Sassuolo dov'è in questo mondo? È solo sulla cartina geografica. Che poi voglio dire, non è il discorso di dove sono o non dove sono. Vittorio, Rosario Furno, ne stiamo parlando perché c'era stato anche un piccolo fraintendimento che ieri, ripeto, in questi giorni molti tifosi del Napoli, forse per colpa anche di qualche acchiappaclic, non ha capito il senso di questo comunicato del Sassuolo, poiché a Club Napoli e in poche altre trasmissioni si prova a dire la verità e si prova soprattutto a fare un giornalismo serio, lo devo dire, non me ne frega di chi pensa male o chi pensa di sentirsi tra virgolette colpito, ok? Allora io ribadisco con forza che noi proviamo a trovare la verità, e Maurizio Criscitelli più o meno ci ha spiegato il perché di questa vicenda e credo che sia importante. Adesso io non so se abbiamo già il nostro amico Angelo Forgione. C'è Angelo? Non ancora? Allora, aspettiamo Angelo Forgione che si colleghi per parlare anche con lui della parte sociologica che ha messo in campo il nostro Gregorio, che mi sembra la cosa più interessante, perché questa è soprattutto un fatto, ecco, di cultura che forse noi non abbiamo. Gregorio, questo te lo dico con dispiacere, però lo sai che purtroppo questa situazione, ecco, tu hai parlato del Super Bowl, ma basta vederlo nel basket, dove anche purtroppo nel basket sta succedendo quello che succede nel calcio. Ti faccio poi il regno dello sport, che è così, che è il rugby. Pensa che addirittura è inventato il terzo tempo, ricordiamo. Bravo, addirittura nel rugby ci sono delle regole del gioco che sono state inserite adesso. Io seguo il rugby da quando ero piccolino, grazie a mio nonno che mi ha fatto vedere tutto lo sport, l'indicibile come si suol dire, e io seguivo le partite di rugby con lui, dove adesso sono cambiate alcune regole. Addirittura, ti ho detto già l'altra volta, il VAR che parla, cioè l'arbitro che parla con tutti, con il pubblico e con la TV, che spiega anche perché gli è stato dato un fallo laterale, la touche, ecco, addirittura su altre regole dove si spiega tutta una serie di cose, tra cui una sorta di fallo, diciamo una scorrettezza fuori da quelle che sono le regole del rugby. Queste regole fuori dai falli del rugby vengono detti di altri sport. Cioè tu stai facendo come un fallo nel calcio,
loro lo puntano e dicono quello è fallo perché ha imitato il calcio, calcio football, non calcio il calcio, ok? Quindi perciò questa è una regola che io sono rimasto allibito perché ho visto l'ultima partita del Sei Nazioni quando l'Italia ha perso con la Francia la settimana scorsa e ho sentito l'arbitro che diceva questa cosa. Sono rimasto allibito e i telecronisti hanno spiegato il perché. Cioè, guarda, è una cosa pazzesca. Cioè, è come se tu domani mattina nel calcio arriva un arbitro e dice l'hai toccata con la mano, si fa nella palla a volo, quindi non lo puoi fare, ti espello. Ti espelgo. Allora, capisci? Sì, assolutamente, hai pienamente ragione. Cioè, capite qual è la situazione? Io ti voglio far capire perché io parlo di approccio culturale. Abbiamo Angelo Forgione che in collegamento. Non lo dico. Allora, fammelo salutare. Ciao, Angelo! Ciao a tutti, buonasera ciao, a voi. Ciao, allora regia, fatecelo sentire. Ciao. Angelo, allora io ho fatto una puntata, c'è Gregorio Morrone, io ho fatto una puntata per spiegare questa situazione, perché ho detto tutti azzurri, tutti in azzurro col Sassuolo, perché ieri decine di persone mi hanno scritto, hanno detto no, parlatene, non è possibile questo comunicato del Sassuolo discriminatorio secondo molti tifosi del Napoli. E quindi giustamente ho detto ok, organizzo la puntata, chi più di Angelo ci può aiutare anche sulla parte sociologica, Gregorio che è un battagliero su quelle che sono le culture dello sport, e poi però abbiamo sentito prima Maurizio Criscitelli che vive lì in quella zona, vive a Bologna ed è uno che con il campo è attento soprattutto sulla questione dei tifosi. Ebbene, Angelo, non so se hai saputo oppure te ne sei accorto anche tu da solo, che questo comunicato non solo il Sassuolo lo fa con tutte le squadre importanti, quindi Milan, Inter, Juve e via dicendo, ma soprattutto, se lo si legge bene, è un avviso soltanto per il settore della Tribuna Sud, che è come dire la nostra curva B o la curva A, perché poi il Napoli è l'unica delle squadre italiane che ha due curve, ricordiamolo. Allora, ci spiegava Maurizio, attenzione, loro non hanno detto che non puoi venire con la bandiera, non puoi venire, addirittura hanno detto potete andare in tutti i settori, allargando, pensa ci saranno 10.000 napoletani, ci ha detto Maurizio, 10.000 napoletani in barba anche a quella che è la limitazione del Ministero, perché il Ministero chiude il settore ospiti, però poi se io sono residente a Modena e sono tifoso del Napoli vado tranquillamente a vedere la partita al Mapei Stadium. E posso andare anche con la bandiera del Napoli, è chiaro, la limiti, ti metti la sciarpetta sotto al giubbotto, però voglio dire ci saranno 10.000 napoletani e 4.800 tifosi del Sassuolo, quindi per farti capire. Non so se hai seguito la vicenda, che cosa mi vuoi dire? Poi ti faccio fare un ragionamento invece dal nostro Gregorio che la buttava sul sociologico. Ma c'è poco da commentare, in realtà è semplicemente un'indicazione che si va a confare con quelle che sono le vicende del calcio italiano, ma del calcio in generale, perché poi non facciamo sempre distinzione tra calcio italiano e altro calcio. Il nostro è un po' più, come dire, esacerbato sotto il profilo degli animi, i campanili e tutto quello che conosciamo, però è ovvio che un tifoso di una squadra avversaria, un covo di ultra, insomma, la convivenza è difficile. Non mi pare che ci sia chissà quale gemellaggio tra i tifosi del Sassuolo e quelli del Napoli, non no, mi risulta. No. Ma del resto anche loro sono tifosi tranquilli, insomma, 4.000, quanti ne sono? 4.000 loro? Pare che saranno un 4.500 nella curva loro, più di ma questo non posso essere di più. Ma non tu... posso essere, quello è tutto il bacino d'utenza del Sassuolo. Quello è il discorso. Angelo, allora io facevo un altro discorso, lo dico soprattutto a te che sei un bravissimo scrittore, un comunicatore grazie. Eccezionale. Io facevo questo ragionamento, no, proprio di un approccio culturale, perché certo. Allora io, se parliamo di gruppi organizzati, non c'è bisogno neanche di fare comunicati, va da sé che nessuno va a calpestare i piedi agli altri, non è che uno va nella curva dell'altro perché sarebbe come dichiarare guerra. Qua si parla, come la vedo io,
del fatto che allo stadio possa andarci chiunque, sia anche solo simpatizzante e tifoso. Ed è, certo, per me va tutelato per democrazia, per libertà di espressione, perché se fosse andato vestito da donna o qualunque avesse fatto e qualcuno l'avesse aggredito, avrebbero preso l'aggressore, non certo lui che si è vestito da donna. Che ti voglio dire? Cioè, se Sassuolo avesse detto: fratelli del Sassuolo, se accanto a voi in curva trovate una famiglia, un tifoso con la bandiera di un'altra, rispettatelo e non aggreditelo, altrimenti pagherete le conseguenze, sarebbe, certo, stato già un cambio culturale di approccio a una gara del genere. Perché tu non hai bisogno di parlare agli ultra, loro già lo sanno. Cioè, tu stai però dicendo che io, tifoso del Napoli o del Milan o dell'Inter, non posso venire in una curva dove c'è, magari voglio portare mia figlia a vedere da vicino come sono bravi quelli del Sassuolo a cantare, a suonare, a sbattere i tamburi, come io faccio quando vado a vedere il Giuliano che è casa mia o Napoli che è casa mia, ok? Io vado vicino alle curve perché mi piace tantissimo partecipare anche emotivamente a quell'emozione che solo il gruppo, il tifo organizzato ti dà. Allora io credo che questo vada cambiato. Se questo è l'anno zero dove si vuole fare un ripulisti e vogliamo consegnare un calcio migliore alle prossime generazioni, a mio figlio, a quello che sarà tuo figlio e così via, o pretendiamo che cambi già la cultura su questo, come lo fa il rugby, come lo fa il basket, come lo fanno tutti gli sport, dove il campanilismo di Raffaele Viviano è una pagina, un affresco bellissimo sul sentimento dello sport, ma non dice che deve sfociare in violenza o che deve privare la libertà dell'individuo. Ragazzi, allora, qui c'è Gregorio che su queste cose. Se noi giustifichiamo, io dico, finisco, ogni volta che si fa un divieto o una limitazione, per me già di vietare e limitare è un attacco alla democrazia, alla libertà, ed è un autoaccusarsi della propria impotenza nel gestire delle situazioni eccezionali, significa che noi giustificheremo sempre tutto quella, scusata Rocca, la merda che verrà fuori da questo calcio italiano. È l'anno zero. Benissimo, dobbiamo cambiare anche questo approccio. Come è sbagliato vietare una tifoseria di non andare in trasferta per 100 persone su 10.000, 100.000, tu mi devi prendere quei 100. Perché se quei gente fossero andati a fare una rapina o un raid o aggredire a Roma, tu non avresti vietato ai napoletani di andare a Roma, avresti preso quei 100. Ma siccome si usa la parola calcio, allora sembra che le istituzioni possano fare qualsiasi cosa a danno del cittadino. Allora, anche vai, società Angelo, private. Vai, Angelo. Chiudo, questo vai. È il mio pensiero. Demagogia, filosofia, utopia. È utopia più che altro per il semplice fatto che si può fare, ma non si può fare con un comunicato stampa. Insomma, non è che il comunicato stampa può aggiungere qualcosa alla cultura di un popolo, alla cultura nazionale soprattutto. Insomma, quella, io dico semplicemente che il calcio, da quando è nato, io ricordo, avendo studiato queste faccende nel 1914, certo, già tra Spes, Livorno e Pisa, insomma, livornesi e pisani se le diedero di santa ragione, siamo nel 1914, quindi pensate, siamo proprio agli albori del calcio, e si è sempre, come dire, il calcio ha sempre aderito e ha sempre calzato bene in questo stivale qui, e quindi ci vuole un cambio di cultura che deve partire dalle scuole, non può partire da una società calcistica con un comunicato stampa che avverte le modalità per comprare un biglietto per recarsi in un determinato settore. Credo che chiaramente debba partire anche da persone come te, che sei bravissimo, ti ripeto, ma è da noi per rimedia. No, ma figurati. Cioè, se noi non iniziamo a mettere sul tavolo questi argomenti, subiremo sempre questa situazione nei decenni, subirà mio figlio, mio nipote, basta. Tutto può, cioè, se c'è una costante nella vita di ogni uomo è che il cambiamento avviene sempre inevitabilmente. Qualsiasi, ma non c'è dubbio. Sia. Quindi non dobbiamo cavalcare questo, a mio avviso, iniziando da noi dei media, da te, grandissimo scrittore, e parlare di queste cose, mettere di fronte alle istituzioni. Sentiamo Angelo. Sai cosa, Gregorio, sai cosa? Che purtroppo le curve sono governate dagli ultras. Gli ultras hanno una mentalità completamente differente. Allora tu dovresti cambiare o la mentalità degli ultras e non lo puoi fare, oppure li cacci dagli stadi e non lo puoi fare, perché è un'altra maniera antidemocratica, insomma, di gestire il problema, perché fino a prova contraria, se l'ultra non si comporta in maniera violenta o commette reato, non è perseguibile dalla legge, fondamentalmente. Angelo, perdonami, io vado in curva ogni tanto, d'accordo? Ho visto accanto a me tifosi da tutte le parti del mondo, oggi georgiani, ieri belgi e così via. Allora, non vedevo mai uno degli ultra che si interessava a queste persone, no? Perché giustamente stanno là per godersi lo spettacolo, magari non erano neanche tifosi, avevano solo un compaesano in campo. Qual è il discorso? Io non credo che l'ultra abbia mai attaccato una famiglia perché ha portato la bandiera di un altro. L'ultra attacca l'altro ultra.
Il discorso qual è? Bisognava dire semplicemente all'ultra ignorate coloro che non sono, ecco, tifosi organizzati, eccetera, che vengono liberamente a esprimere il proprio amore. Cioè l'ultra deve stare nei propri ambiti. Senza l'ultra lo stadio non ha senso. Io l'ho vissuto, è un teatro. Cioè, ci vuole l'ultra. Anzi, faccio un appello, non vedo coreografia a Napoli da un bel po', quel bellissimo Vesuvio, eccetera, eccetera. Per me quello è l'ultra. Fatti, sono i cori, sono il trascinare tutto lo stadio, fare le coreografie, ma se poi esce dal lecito, dalla legge, qualsiasi esso sia, quindi anche picchiare un ragazzo, va perseguito. Così l'ultra capisce anche quali sono i suoi ambiti, poi si vuole scontrare, va nel deserto, chiama gli altri rivali, essere candido di tutta laggiù, senza mettere succedeva, in mezzo stato. Succede cioè, anche in Inghilterra. Chiaro, questo è quello. Però, Gregò, non è che mo puoi cambiare il calcio in due giorni. Ma vorrei mettere almeno la patata sul fuoco, ragazzi. Se non ne parliamo noi, non cambieremo nulla. Però, cioè, vai Angelo, vai. Dico, cominciamo a fare quello che ha sollevato Spalletti come problema. Cominciamo a educare i tifosi, anche gli ultra, a fare il tifo per la propria squadra e non contro le squadre avversarie. Quello è un primo punto di partenza. Dopodiché poi magari possiamo pensare anche di educare in maniera diversa tutto il mondo del calcio, che chiaramente è maleducato non solo sugli spalti, perché il mondo del calcio è maleducato anche a partire dai presidenti, insomma. Molte volte vediamo esempi veramente squallidi, quindi anche i calciatori talvolta, quindi è un po' tutto il mondo del calcio che non è proprio l'esempio della cultura, ma questo, ripeto, vale, basta vedere anche Sanremo, per un po' per tutto, basta che vai, accendi Sanremo, vedi volgarità non finire, magari passano in cavalleria, invece bisognerebbe andare a discuterle in maniera più profonda e più incisiva. Questo, ma credo che il primo punto di partenza sarebbe proprio questo, perché questo è un problema del nostro paese. Altrove magari ci può essere violenza, ci può essere aggressione nei confronti dei tifosi avversari quando ci sono gli ultra, gli hooligans, gli olandesi, tutto quello che vogliamo. Però poi mi risulta che sia vero che negli altri paesi ci si concentra più a tifare per la propria squadra piuttosto che inveire contro gli altri, e questo secondo me potrebbe essere il punto di partenza. E dobbiamo pretenderlo, a mio avviso. Assolutamente, per le nuove generazioni dobbiamo pretendere un cambio di registro, a mio avviso. Tutto cambia, dobbiamo cavalcare questo cambiamento. Non è facile. Noi per primi, noi comunicatori per primo. Ci dobbiamo provare. Io sono d'accordo con te, però... Io voglio avere la libertà domani di andare a Modena con mia figlia vestita con la maglia di Kvaratskhelia o di Mertens, che c'è ancora cara conservata a casa, e non voglio essere sotto le scatole da nessuno. Mi aggrediscono, voglio avere... L'abbiamo visto a Verona, no? A Verona addirittura in mezzo alla strada un tifoso del Napoli che aveva la maglia del Napoli, che camminava, pure lui aveva fatto un po' una provocazione, venne attaccato da un signore che addirittura... Esistono tanti stereotipi su Napoli, anche perché siamo noi che li creiamo, diciamocela tutta. Io l'ho detto prima, tu non c'eri collegato, quando ho visto i serbi con la stella rossa a Napoli per stare tranquillamente per le strade a mangiare e bere a interagire con i napoletani, io ho visto proprio un trionfo della cultura in generale. Allora dico io, non pretendo che con tutte le squadre sia così, ma quanti odiano Napoli? Se avessero la possibilità di venirci, di viverla, di mangiare un panino fuori allo stadio, probabilmente inizierebbero anche a cambiare un po' le cose, la mentalità. Ma se vogliamo vivere sempre di divieti, di limitazioni, di cose da non fare, però perché non c'è certezza della pena e capacità di perseguire chi sbaglia, allora noi ce la prendiamo con la gente. Questa è una speranza, però, Gregò, è una speranza. In questo momento, purtroppo, te lo dico, quando vogliono c'è. Fanno uscire anche i treni danneggiati. Però quella è una limitazione, quella che stai dicendo tu. Tu parli di non limitare, no, e la hai questura ragione. Deve vigilare, deve lasciare aperto tutto e vigilare. Ci sono telecamere, ognuno c'è un biglietto nominativo. Però c'è l'Italia anche... è l'unica nazione che c'è il biglietto nominativo. Oggi vai in Germania e ti vai a vedere la partita. E non accadono le cose che accadono qua. Con tutti i biglietti nominativi io non sono libero di farlo. Fermati un attimo, perché se non facciamo parlare Angelo, ti capisco, hai lanciato il tuo messaggio e ti do ragione, ti sto supportando, però ripeto, in questo momento, lo richiedo ad Angelo, è un po' un'utopia quello che chiede il nostro amico. Angelo lo può fare. Angelo è uno di quelli che no, ma non è, ma non sono io che lo posso fare, lo dobbiamo fare tutti. Ma chiaramente chi ha più potere di me, io sto parlando delle istituzioni, c'è un ministero della cultura, un ministero dello sport, è da lì che deve partire, perché io sono sempre dell'idea, ma questo non,
Non penso che sia solo un'idea mia, è la pedagogia che richiede questo. Bisogna allora, iniziare da quando si è bambini, perché se tu i bambini... sei un'eccellenza come lo è Maurizio De Giovanni, io credo che prima voi uomini di cultura dovreste iniziare a parlare di questo. E ti ringrazio questo. Però voi siete molto considerati rispetto a noi che siamo non... solo diffusi. Vai Angelo, concludi. No, il problema sai qual è Gregorio? È che magari tu puoi fare anche un appello ai nostri, agli altri... Ma fino a quando ci sarà l'aggressione e la partigianeria nel tifo, bravo. Il tifo è un po' come la politica, anzi siamo a quel livello lì, quindi quando tu prendi parte per qualcosa, non c'è capacità di ragionamento, lo dice bravo, stesso la parola, tifo è una malattia. Non è qualcosa lo dire con che rassegnazione, ti... si può cambiare, Angelo, fidati, no, si può cambiare, sì. Già tante cose, Maurizio De Giovanni ne sta cambiando delle altre, Siani delle altre... Voi siete la forza sì, di ma questa, Gregò, però, questo ripeto, cambiamento, se mi posso permettere. Sì, no, ma pure io voglio essere parte del cambiamento. Però in questo momento, ecco, le curve, mi scrive Ferdinando Francese, lo giro anche ad Angelo questa domanda, giustamente nelle nostre curve, ai tempi anche dello Scudetto, Napoli è stato premiato come le migliori curve, le curve purtroppo sono cambiate, le curve hanno fatto grandi cose in questa città. Noi, ecco, lo dicevamo prima, siamo l'unica squadra, credo, tra le big, ma forse quasi d'Italia, che abbiamo due curve che erano tutte e due importanti. Perché la curva una B, sola squadra in città. Esatto. Eh? La curva B e la curva A hanno dato il massimo negli scudetti, nel periodo di Maradona, ma anche dopo le grandi coreografie fatte dalle due curve. E ieri, e lo ribadirò tutta la settimana, alcuni tifosi, Angelo, delle curve mi hanno chiesto di dire ai tifosi di seguire i cori, di seguire i canti, perché spesso e volentieri il Maradona è diventato un po' un teatro, un Maradona che si è esaltato per questa cavalcata del Napoli, che però oggi si è rifrenato perché sembra troppo facile aver, come dire, non lo diciamo ancora, arrivare a quello che è il risultato finale, e quindi sembra di nuovo imborghesito. Allora te lo dico, amici delle curve, mi hanno chiesto: Francesco, tu che parli ai tifosi tutti i pomeriggi, dillo, quando si va allo stadio si va anche per cantare, poi non è che lo devi fare per forza, ecco, quella limitazione, quell'imposizione, no, però aiutiamo la curve a cantare, Angelo. Sì, ma su questo non c'è nessun tipo di obiezione. Quando si va allo stadio, la partita del Napoli deve essere sostenuta in tutte le maniere possibili e immaginabili, altrimenti non avrebbe senso avere uno stadio da 54.000 posti, insomma. Il problema è che forse proprio per questo, intanto la capienza dello stadio non è più quella di una volta. Una volta avevamo gli 80.000, tra l'altro ne entravano anche di più, quindi certo. Oggi ci sono veramente meno voci a cantare. C'è il rovescio della medaglia, perché ci sono tante famiglie, quindi è difficile poi far aggregare anche i cori dei bambini, insomma il bambino bravo. Non ha voce, la moglie che magari difficilmente canta, quindi da una parte c'è il bello della famiglia, dall'altra parte c'è come dire il brutto tra virgolette, esatto. Che e magari la passione non è la stessa. E io forse potrei invitare magari le curve di coordinarsi, cioè trovare un accordo come si faceva una volta ai tempi di Maradona. Sì. Quando parte una curva, magari la curva B comincia a cantare un coro, la curva A lo segue e quando fa la curva A, la curva B faccia lo stesso. Faccia così lo almeno stesso. Sale un po' la, come dire, i decibel dello stadio e magari partecipano anche quelli degli altri settori. Invece dai distinti con la Cremonese ho sentito benissimo i tifosi della Cremonese con i tamburi e i cori. E ho visto la curva praticamente stracolma di gente, ma senza bandiere la curva, solo in vabbè, micera, questo no? L'aveva fatto la curva non c'erano B, gli striscioni, quindi abbiamo sempre un'opportunità, un'occasione per protestare e fare. Lo so, questo è un po' le cose errore, che dovrebbero venire dopo il momento storico di quest'anno. Allora, Angiolè, lasciamo un attimo questa visione. Ripeto, spero che anche chi fa informazione spieghi che il comunicato del Sassuolo è un comunicato limitato alla propria curva e non contro certo. Napoli, perché poi alla fine certo. Bisogna dire, perché ci sono troppe altre cose contro Napoli che spesso non vengono evidenziate e poi invece si va a evidenziare casomai questo tipo di discorso. Ti chiedo invece un'altra cosa, manca un po' di tempo ancora, incrociamo le dita, facciamo tutti gli scongiuri,
del caso. Che festa, no, io non lo voglio dire, no, è prematuro, dai. No, vai, allora, vai tranquillo. Allora, no, ti ricordi, no, tu sei più giovane di me, se non ricordo male, però più o meno avrai avuto immagini, cose. Io ricordo il giorno prima dello scudetto, io girai tutta Napoli, quella del centro più o meno, quindi centro storico, sanità e zona di Chiaia dove io con i miei abitavo, e feci migliaia di fotografie, soprattutto gli striscioni dei quartieri spagnoli, certo, il Maradona Piazza Cavour che era fatto con la fontana, con la parrucca in testa, le immense bandiere del Rione Sanitato colorate d'azzurro, esatto, ma prima, io parlo di prima. C'era Dante Alighieri a Piazza Dante con la bandiera in mano. Bravissimo. E tutte le statue delle virtù di Carlo III su Piazza Dante che avevano altrettante bandiere. Insomma, ma c'era di tutto, guarda, esatto. Di tutto. Che ti aspetti? Era un altro calcio, era un'altra Napoli. Stiamo parlando di 33 anni fa, sì, ragazzi. Io sono molto curioso di vedere cosa succederà. E, per me succederà, perché ormai continua a allungare questo vulnus tra il Napoli e le altre squadre, qua il divario anziché diminuire leggermente aumenta cospicuamente, quindi certo. È difficile pensare che il Napoli crolli, quindi per me questo campionato, a meno di clamorose catastrofi che significhino un asteroide che piombi sulla Terra, credo che il Napoli lo vada a vincere. No, facci vedere primo scudetto. Appunto. No, sai com'è? Qua tra scaramanzia per scaramanzia dobbiamo pensare a cose catastrofiche più che, il crollo del Napoli. Però sono molto curioso, perché è evidente che questo scudetto per i 35 anni, ma anche per i quarantenni, dai quarantenni in giù sarà il primo. Quindi è evidente che questo scudetto per noi, che sarà il terzo, per molti sarà il primo, ma per tantissimi sarà il primo. Quindi bisognerà, per noi che l'abbiamo vissuto, sarà interessante andare a vedere che tipo di passione ci sarà rispetto a quello che abbiamo visto con i nostri occhi, vissuto, partecipato. Quindi veramente c'è una curiosità che io sto nutrendo da qualche settimana a questa parte. Sono veramente molto curioso ad arrivare a, credo, comunque a maggio, perché insomma, a maggio. Napoli... No, però io sai, vorrei aggiungere ad Angelo che forse, se vogliamo fare delle differenze tra questa Napoli e quella Napoli, che questa è molto più internazionale, non fosse altro per le presenze in città di numerosi turisti che 30-40 anni fa non erano così. Ma non c'è dubbio. Quindi questa vittoria sarà poi trasportata in tutto il mondo da queste stesse persone che arriveranno. Non c'è dubbio, ma credo che ci saranno anche... solo noi, questo voglio dire. Oggi invece un po' credo di che ci saranno anche molti tifosi amici, immagino per esempio gli argentini che vivono in Italia, ricambieranno il favore, bravo, perché queste sono cose che restano, quindi quello che abbiamo fatto noi verranno per l'Argentina, da Catania, sì, anche catanesi, bravissimo, ma io sento molte persone che dicono voglio esserci il giorno dello scudetto del Napoli, e questo dimostra il fatto che, seppure è vero che il Napoli magari ha vinto meno rispetto ad altre squadre, però poi c'è il lato positivo di vincere una volta ogni tanto, che è proprio l'esplosione di una festa. Poi io sono poi certo che, adesso senza andare troppo avanti con la visione prospettica, però io sono certo che questo Napoli nei prossimi anni continuerà a darci altre soddisfazioni. E questa è la grande speranza. Poi il fato, la divinità ha voluto che con questa vittoria ci sia anche la decadenza delle storiche squadre per tanti problemi che stanno avendo. Io ho fatto una metafora prima, un po' come ci hanno augurato una vita intera lo scoppio del Vesuvio. Il Vesuvio scoppierà con la festa di Napoli e porterà però un terremoto che farà crollare l'Italia. Figurato, saranno fuochi pirotecnici, quindi un Vesuvio esploso e la Serie A che col terremoto crolla. Ti ricordi il fatto che dovevano fare quel fatto dei fuochi d'artificio nel Vesuvio, che era il primo e il secondo di scudetto? Era il primo scudetto. Però non riuscì. Fu il tentativo. Ci sono delle fotografie che fanno vedere qualche po' di fumo che usciva dal Vesuvio.
però Francesco insomma, l'ha buttata così, è quasi no, invito, no, ma mo adesso è un invito a farla, ecco. Questa cosa, facciamola bene, stavolta no, veramente la farei bene. Sì, sì, ma bisognerà organizzarsi con chi gestisce le insomma, pirotecniche, dai, che sono tante dalle nostre da oggi parti. Faccio un invito a Francesco, da domani in poi i grandi fuochisti una piccola rubrica come festeggerai lo scudetto del Napoli, così ognuno potrà dire aiuto, così ognuno potrà arricchire con le proprie idee. Mi serve un corno qua. Però un appello lo voglio fare già da adesso, vai, perché poi la folla è bella, però la folla deve essere anche ordinata tra bravo e bravo. Quindi già da adesso io comincerei a sensibilizzare per il rispetto dei monumenti, insomma, senza andare a distruggere, a scarabocchiare con gli spray, insomma, i monumenti vanno salvacguardati. Poi bravo, se vogliamo pittare un muro privato lo possiamo fare, ma salvaguardiamo quello che è il bene pubblico. Bravissimo. Perché si può fare una grandissima festa restando civili. Bravo. Ragazzi, devo scappare di nuovo in pubblicità. Grazie di cuore ad Angelo Forgione. Ciao Angelo, alla prossima. Grazie a voi, un abbraccio a tutti e due. Ciao grazie. Allora, c'è Giuseppe, l'amico Giuseppe che mi scrive, che dice è un tema che mi interessa tanto e sento troppo utopia sulla questione del tifo e di tutto quanto. Giuseppe, non abbiamo il tempo, scrivici un messaggio con grande piacere se vuoi. Questa è bella, nuova cantilena per il Napoli, olio, petrolio, benzina, minerale. Per battere il Napoli ci vuole la nazionale. Sergio da Casavatore. Enrico, il pubblico partenopeo è maturato, forse anche per l'ultimo dispiacere nel 2018, può essere portato ad esempio in tutta la Serie A, poi gli stupidi ci sono dappertutto. Alla fine sarà una grande festa, ricordo il primo già per orgoglio a Napoli, era invasa di striscioni mesi prima, però che bei ricordi. Riempiamo il bordo del Vesuvio di fuochi d'artificio e poi cantiamo tutti Vesuvio e rutta. Ma io questa la farei, questa, secondo me questa qua la bisogna farla, cioè con una grande casa di fuochi di pirotecnici si può organizzare una cosa fatta bene. Non sarà facile, però si può fare. Oppure dei fuochi da lì, da lassù. Allora, buonasera, volevo dire, la violenza sui campi parte già dalle scuole calcio, tra genitori che si menano perché il figlio in campo ha avuto un calcio che non se lo meritava. Gino da Torre del Greco. È vero, Gino, e questa ragione. Buon pomeriggio, direttore. A me piace molto Gregorio, dice Ciro D'Arzano. Grazie. Però c'è un problema, che se vengono tifosi avversari in cumva e maledettamente il Napoli subisce un gol all'ultimo minuto, che cosa succede? Ciro, tu giochi a calcio sicuramente per la partita con gli amici, se segnano all'ultimo minuto e perdi la partita, che fai, li picchi? Cioè io ripeto, se parliamo di tifo organizzato, benissimo, sono d'accordo. Lui ha paura del tifo organizzato. Ma il tifo organizzato non se la prenderà mai con una famiglia o con un singolo direttore. Se lo dovesse fare, le deve pagare le pene. Noi non dobbiamo perdere l'occasione di essere noi stessi in democrazia. Dobbiamo costringere gli altri a rispettare le regole, non creare delle regole per non essere democratici. Non so se è chiaro. Sì, sì. Allora, il Napoli ha vinto 2-0 col Cesena. Benissimo. Per la primavera. Andiamo in pubblicità e torniamo. Di passare da cassa automatica per la tua attività commerciale. La puoi avere con l'85% di credito d'imposta, più velocità nelle operazioni di pagamento, più sicurezza, la controlli a distanza con app dedicata. Nessun errore per il resto, nessun ammanco di cassa, teleassistenza in tempo reale. Chiamaci per informazioni 081 82 59 209. Risponde Professional System. We'll be right back.
Allora, eccoci tornati, apriamo anche le linee, ripeto, abbiamo giustamente, il titolo rimane quello, però ci siamo spiegati, poi le belle discussioni animate con Maurizio, con Angelo e con Gregorio fanno bene, perché ci fanno capire che comunque c'è voglia di parlarne di queste situazioni e via dicendo, quindi mi fa molto piacere, sono tanti anche i messaggi come buon pomeriggio direttore, sono Lino da Castellammare. Io penso una cosa, ma ne sono sicuro, in Italia se potessero non farci festeggiare quel giorno lo farebbero. Poi voglio aprire una piccola parentesi Champions, sento e avverto una certa positività, tipo sai quando i gol nell'aria durante un'azione, io mi sento così, forza Napoli, un abbraccio e un saluto a tutti voi. Allora Lino, io sono convinto che la Lega Calcio ci metterà un orario strano la partita, questo è una delle cose. Io infatti ieri, dopo il pareggio dell'Inter, ho detto solo una cosa: il 7 maggio fateci giocare alle 3, fateci giocare alle 15, vorrei rivedere una partita alle 15, finiamo la partita alle 5, ce ne freghiamo di tutti e andiamo a festeggiare, ma fateci giocare alle 3, non ci mettete orari strani, non ci mettete alle 12.30, non ci mettete questa festa, cioè partita alle 18 o alle 20.30, perché poi sarebbe così, oppure non ci fate giocare casomai di lunedì, che casomai il sabato prima l'Inter pareggia e lo scudetto lo vinciamo prima di giocare la partita. Tu temi un qualcosa? Sì, sì, ma qua ci boicotteranno. Cioè, boicotteranno, io lo so. Chissà perché noi napoletani pensiamo sempre male su calcio. Però, Grego, purtroppo è così, perché negli ultimi anni è stato così. Beh, la mia è ironia. Allora, il problema è proprio questo, perché giustamente mi diceva un amico, ci sarà casomai una partita, facciamo l'Inter che in questo momento è la squadra che ci segue, che casomai ci metteranno la partita sabato pomeriggio, loro non la vincono e noi vinciamo lo scudetto senza neanche giocare, sarebbe terrificante, certo, terrificante, certo. Allora fateci giocare la partita anche di sabato, però l'importante è che la giochiamo, vinciamo e vi mandiamo a quel paese. Il problema è questo, il problema è che tu sai che i calendari degli anticipi e posticipi vengono fatti un po' prima delle partite. Ecco, okay, come fanno a sapere quale può essere la partita chiave per il Napoli? Questa è, ma lo dico prima, perché poi se dovesse accadere, sì, sì, no, hai non ragione, necessariamente ci deve hai essere ragione, un disegno, però hai magari ragione, lo fissano 4 settimane prima, il Napoli diventa campione 3 settimane. Hai ragione, questo potrebbe, però sai, non Si sa più o meno, dai, si vabbè, sa. Si sa. Un lotto di gare. È un lotto di gare. Oppure si cambia quella data, anche perché proprio per ordine pubblico, quello che dice Angelo ha ragione, non c'è il rischio anche di una festa scomposta. Non si va a Torino dove si festeggia 2 ore e se ne vanno tutti a casa. Ma qua capito? Penso che il festeggiamento non sia di una sola giornata, tra l'altro. Voglia. Quasi inizieranno i festeggiamenti, questo è il discorso. Certo. Poi quando si finiranno, chi non si sa. Allora, pronto? Speriamo pronto. Che accada, non lo diamo già per scontato, esatto, ma io voglio sono un corno. Ultra fiducioso. Allora, portatemi un corno qui, amici di te. Di Club Napoli, chi ha un bel corno grande, me lo faccia recapitare qui a Teleclub. Lo mettiamo al centro. Allora, a chi è Antonio? Pronto, direttore, buonasera. Buonasera a te. Forza Napoli sempre. Sempre. Saluto a Gregorio. Ciao caro. Niente, volevo dire, io rispetto tutto quello che ha detto Gregorio, però io un panino con quelli che ci hanno fatto queste persone, un romanista, un bergamasco, un veronese, non lo mangerei mai un panino con loro, perché loro ci odiano e io odio loro. Non possiamo essere amici. Vedi. Allora, non parliamo di odio, aspetta, odio sportivo. Aspetta. Quelli che hanno fatto i napoletani, queste persone. Aspetta. Noi dovremmo essere incazzati dal 1861 in Italia. Qui se vogliamo vivere di rancore, liberi di farlo. Io mi permetto di dire, Antonio, perdonami, io ti capisco, io vivo i tuoi stessi sentimenti. Quello che dici. Ma le cose però devono cambiare, devono cambiare per i nostri figli, non per me e per te. Per quelle che deve sì, essere. Sì, però sono loro che iniziano, non siamo noi che iniziamo. Ma lo sono sai perché Antonio ti odiano? Perché non ti conoscono. Perché non conoscono il tuo grande cuore. Perché non conoscono la tua ospitalità. Ci conoscono bene. Sono 50 anni che ci insultano negli stadi. Perché ma ti temono, perché noi siamo dappertutto, perché ci odiano, perché abbiamo una marcia in più,
perché noi facciamo no, di tutto vero, anche per sentirci superiori. Ci odiavano pure quando stavamo in Serie B. Sempre. Quello è vero. Da sempre ci odiano. Sempre odiati. Hanno. Sempre. Poi volevo dire un'altra cosa, direttore. Dimmi, amico mio. Degli opinionisti che parlano del Napoli, invece di parlare del Napoli, è uscita la gradatoria dell'UEFA, tutti quelli che c'hanno i debiti, le tre sorelle stanno guardati di ripeto, perciò stanno sul Napoli. Ha detto i dirigenti dell'UEFA che se non ti tolgono i debiti vanno a fare la Coppa del Donno l'anno prossimo. Loro, ma io me lo auguro, mannaggia loro. Non ci possono credere che il Napoli è pulito e senza debiti e loro perciò stanno così, stanno morendo, tutte le facce bianche c'hanno, non lo vedi in televisione? Bravo, Antonio, non sanno cosa dire, non sanno cosa dire, perché il Napoli è la società modello in Europa, non in Italia, in Europa. Sì, e sì, poi quello che diceva De Laurentiis lo diceva 10 anni fa, queste cose stanno succedendo a te, stanno a lui ripeto. Hanno lui di così no l'UEFA non li fa andare in Coppa dei Campioni. Ma perciò vogliono fare la Superliga, perché vogliono fare la Superliga, perché vogliono fare qualcosa di diverso, perché hanno troppi debiti con gli altri. Voglio dire un'altra cosa. Vai. hanno inventato il fuorigioco geografico, ma che significa? Quello è un'altra vabbè. Col fuorigioco ti do un'anteprima, forse sarà cambiato la... Ecco, quando io parlo di cambio di approccio culturale, vabbè. Quello era gol, il gol della Fiorentina, era gol. Però devo dire quello anche per onestà, neanche annullare il gol per un naso, come è accaduto a loro. Neanche ma ragazzi, allora la regola o la mette... La regola, dicevo, cambierà, perché non si vedrà più... Adesso il movimento dell'attaccante diciamo il gioco, ma quando prendono loro la palla in aria dicono che il pallone è andato vicino alla mano, quando la prendono gli avversari dicono che è rigore, si devono mettere d'accordo, però quando la prendono un Juventino in aria dice quella la palla è andata vicino al braccio, poi la prende la palla, no, quella è rigore. È vero. Poi Marocchi devi imparare a fare il giornalista. Non può fare. No, fa lei, ma non è manco giornalista, chi è che sono dei giocatori? Che giornalista? Paghiamo pure noi allora. Grazie, Antonio. Ciao. Molto chiaro. Posso allora, Napoli. Calma, ragazzi, vi prego, perché ho tante cose. Volevo dire una cosa velocissima. Vai, dimmi questa faccio cosa. Faccio capire l'approccio. Voi sapete, io ho detto Francesco, seguo anche la Serie C, anzi, sì, faccio il dito veloce il lunedì. Punto C alle 20:30, ieri andrà in onda lunedì, c'è il coso, c'è faremo il vedere tutto il girone C delle campane, tutti i 10 servizi con collegamenti, davvero una bella trasmissione, non perché la conduco io, ma perché questo editore ha avuto veramente un'ottima idea, quindi andiamo avanti. Che cosa vi voglio dire? Se in C un signore che si chiama Rodomonti, facciamo il cognome, che era con noi in tribuna stampa, tende a giustificare l'operato del suo ragazzo in campo, il guardalini in campo, anche negando l'evidenza l'arbitro dell'immagine, Rodomonti ex arbitro Serie A, oggi sì, osservatore lo ricordo, della Lega Pro e designatore delle guardaline. Beh. Allora lui era Giuliano Messina, lui trovava sempre il modo per poterci dire che l'arbitro aveva avuto ragione, anche quando abbiamo fatto le idee. Quindi vedete l'approccio culturale qual è? Figurata. Quello della realtà, quello di giustificare le mancanze, quello di coprire gli altri. Basta! A me dice, guarda, sugli arbitri lo sai, io sono terribile, cattivo, sono ci vuole classe, l'audio, sono ci una, vuole, sono ci una come, casta, come rugby, ci vuole sono l'audio, una brutta cassa, devono tutto parlare, andare in televisione e dire le cose, bisogna cambiare brutta culturalmente cassa questa gli arbitri, nazione, brutta ragazzi, casta. E noi del sud abbiamo una marcia in più, dobbiamo essere noi fautori di questo cambiamento, mettetevelo in testa. Denny Di Lorenzo, ragazzi, limitazione noi napoletani, veri tifosi non mancheranno mai, Francesco, mi ha mandato lo sfogo di Lukaku. Allora c'è questa foto, la vediamo, divertentissima. Allora, che è successo alla presentazione della Ferrari? È spuntato un cartello di quella magnifico con la scritta Forza Napoli. C'è un credo un meccanico, uno dello staff della Ferrari, ragazzi,
che sicuramente casa sarà Juve, tifoso Ferrari, attenzione, casa esatto. Juve, no, sarà tifoso sicuramente del Napoli, ha fatto vedere questo cartello, poi qualcuno gliel'ha detto no, toglilo, toglilo, è una brutta figura, che giustamente dice, avrà rischiato il posto? Non lo so, però sicuramente avrà una ramanzina questo signore, purtroppo per lui, però bravo a far vedere questa è la libertà di cui vi parlo, esatto, quello che dicevi un po' tu prima su quelle cose. Allora, ci sono tanti messaggi, poi vado al telefono ancora qualche secondo. Saluto Salvatore che dice ha ragione, il bogottaggio già si vede adesso come Gravina e Abodi stanno facendo di tutto per aiutare la Juve. Salvatore, lo ribadisco, c'è anche qualche tifoso che mi ha attaccato, dice ma che dici Molaro, vai a favore della Juve? No, speriamo che gli ridanno questi 15 punti, perché ce li sentiamo per un anno intero. Ma senti Zulani, scudetto a Napoli con plusvalenza Fasul, merita 30 punti di penalizzazione, il campionato irregolare, e questo specie di giornalista. Vabbè, figurati, che vuole il Napoli? Zulani. E che vuole il Napoli? Dice che praticamente il campionato è irregolare, quindi lo scudetto che dici tu è irregolare. Perciò vi dico, ridateglielo, per favore ridategli questi 15 punti. Sottoscrivo. Poi nella plusvalenza e quelle altre cose, gli stipendi li buttiamo in Serie B, ma l'anno prossimo ridategli questi 15 punti, cioè ci hanno proprio rotto le scatole, ridateglieli per favore, guardate, sono più felice. Vorrei che lo dicesse il presidente del Napoli questa cosa, ridategli i punti alla Juve, esatto, bravo, esatto. Vabbè, allora fatemi salutare anche l'amico da Oliena, che adesso ho perso il messaggio, siete tanti, scusate ragazzi. Allora, Ciro D'Arzano l'avevamo letto, Antonio Cavistelli dice io sarò a Sassuolo, a Udine andrò tutto d'azzurro, vediamo chi mi dice qualcosa. Bravo. Grande Napoli, c'è la testa del tifoso proprio per differenziare le cose, ma non ha mai funzionato, amico mio. Allora, eccolo qua, da Oliena, un saluto a tutti gli amici del club Napoli Centro e Nord Sardegna, grazie di cuore anche a te. Ah, c'era Sergio che mi scriveva, dice anche oggi state dibattendo sulle dichiarazioni del Sassuolo in merito alla partecipazione dei tifosi alla partita, in linea di principio sono d'accordo con voi che non dovrebbero esserci limitazioni, ma per la qualità di quest'ultima generazione di tifosi condivido i divieti e le limitazioni. Purtroppo, come diciamo a Napoli, ce va per sotto just pupiccatura, forza Napoli. Lo vedi, però vedi il ragionamento è questo, Gregò, io ti capisco, tu vorresti fare la battaglia forte e la stai facendo perché è così. Non è Ziliani, Salvatore, è Zuliani, quell'altro, Zuliani. Lo Juventino, lo Juventino. Allora, c'è una telefonata, poi facciamo un'altra pubblicità e poi chiudiamo. Dai, vai, facciamo telefonata, vai. Pronto? La pubblicità o telefonata? No, la telefonata con te e poi dopo la pubblicità. Va bene, buonasera a tutti. Buonasera Rosario, buonasera. Ciao, Rosario. Io probabilmente, secondo me, quel signore che lavora alla Ferrari verrà licenziato con tutti i napoletani. No, non sia mai, non sia mai, speriamo di no, perché ti ricordi a Berlusconi a Mediaset, Francesco? Su che cosa? Furono licenziati tutti i napoletani, anche i 3-3, se ti ricordi bene, che Napoli vinse lo scudetto. Ma questa cosa, insomma, non voglio entrare sulla vicenda. Non questo lo so. ricordo di qualche opinionista allontanato. Sì, opinionisti allontanati, sì. Contro la Juve Pistocchi. Beh, a parte gli scherzi. Comunque, a parte gli scherzi, non verrà licenziato. No, ma sarebbe un errore, sarebbe una cosa. Sicuramente avrà una ramanzina. Allora, detto questo, io approvo tutto quello che dice il tuo ospite. Sì. Però secondo me stiamo praticamente un altro mondo, se vogliamo vivere questa cosa. Il mondo si costruisce, Rosario, nessuno te lo regala. Sì, ma sono battaglie già aperte, non voglio andare in politica, ma l'Italia è proprio il paese di Pulicinella, caro amico e caro Francesco. Gregorio. Rosario, se ci sentiamo sconfitti prima delle battaglie, scusami. Tu devi combattere. Ma come si dice a Napoli? Noi ci danno un sacco di rumore. Ok, allora ti faccio una domanda. Tu nel 2018, dopo i fatti di San Siro, avresti mai pensato che Napoli avesse vinto il campionato dopo qualche anno? Sii sincero. Nel 2000?
dopo il 2018, il famoso episodio di Pianice, lo scudetto in albergo, in quel momento tu avresti mai pensato che Napoli avesse vinto lo scudetto a distanza di qualche anno? No, non avevo pensato, ma comunque... Lo ci speravamo, forse. No, perché pensavi che non te lo permettevano. Ah, non lo permettevano. Pensavi che non te lo permettevano. Pensavi che non te lo permettevano. E vedi, ma è accaduto. Non lo pensavo perché comunque non lo vinciamo quest'anno. A parte siamo più forti, ma le altre squadre sono indebitate. Cioè, per no, quanto riguarda... Per quanto vai. Riguarda... quella del Sassuolo, secondo me il tifoso del Bologna ha detto giusto, era solo il reparto della curva loro. Poi la fammi curva. Dire una cosa, io comunque facevo parte dei pedaini, Francesco, il tifoso è cambiato, io non sono andato più in curva a vedere una partita perché sono rimasto scioccato. Ma è cambiato, lo so che è cambiato. No, Francesco, fammi dire questa cosa, sono rimasto talmente scioccato che io in curva non sono andato più. A parte che stavo con mia moglie che era fidanzata, se ti ricordi dai tempi di De Laurentiis ci fu la partita Napoli-Lazio a mezzogiorno con la ripresa di Cavani 4-3. Che ti bella, ricordi quella che partita? Bella. Quel 4-3. E in curva B stava un tifoso della Lazio con la maglietta della Lazio e la ragazza tifava ovviamente del Napoli. Fu stracciata addosso praticamente a quel ragazzo la maglietta della Lazio. Io rimasi talmente schifo che in curva B non ci sono andato più. Vedi? Non è mai successo perché io sono a anni che ho fatto no, parte. Vabbè, ma allora io fossi stato in ragazzi, avrei ricomprato la maglia alla ragazza, gli avrei chiesto scusa, lo so. Avrei preso quegli affiliati al mio gruppo e gli avrei fatto una per bere. Scusami se ti interrompo, gli diedi io la maglietta, c'aveva una felpa sul povero ragazzo e è andato un po' come a te, pure a me. Voglio dire, per me questi elementi allo stato non ci devono essere, lo dico francamente. Bravo, ma purtroppo guarda che i ragazzi d'oggi sono così. Tu abitiamo a Napoli, tu ti sei accorto pure con chi la mattina scendi e hai quella questione. Ma io te l'ho detto oramai... prima, ho parlato del parcheggio a 40 euro, noi siamo i primi a no, fare. No, ma a parte questo, noi se ti ricordi, quando eravamo bambini, ci litigavamo, ci chiamavamo tutto mazzato, chi ha buscato. Ma oggigiorno non sai, pure un ragazzino di 15 anni, non sai che c'ha addosso, cioè come tengo questa testa, come vogliamo fare cambiare? Devono cambiare prima i genitori, a educarli, io ho avuto un'educazione da mio padre, rispetto per gli anziani, cioè delle cose, io sto vedendo per la città, noi viviamo la città, ma vediamo delle cose orribili perché sono i ragazzi di oggi, purtroppo anche i ragazzi di oggi hanno bruciato il cervello, già a 15 anni. Allora, per questo calcio. Motivo, Rosario, con questa... vedi, ci vuole la certezza. No, non possiamo, io vorrei questo, che io vorrei a fianco a me un giovedino, un tifoso della Roma, perché non deve essere? Ma non ci sarà mai in Italia, raga. Sono d'accordo. Ciao, Rosario, grazie, ci sentiamo domani. Ciao, Francesco, ciao. Devo correre in pubblicità, così facciamo tutti i blocchi e poi andiamo verso i saluti, dai. Passare alla cassa automatica per la tua attività commerciale. La puoi avere con l'85% di credito d'imposta. Più velocità nelle operazioni di pagamento. Più sicurezza. La controlli a distanza con app dedicata. Nessun errore per il resto. Nessun ammanco di cassa. Teleassistenza in tempo reale. Chiamaci per informazioni. 081 82 59 209. Risponde Professional System.
E allora, ultimissima parte di questa puntata, dove abbiamo parlato poco di campo, ma perché insomma avevo deciso di fare una puntata un po' così, si è allargata e mi ha fatto piacere, perché insomma ci siamo confrontati e questo è sempre bello. Allora, c'è un'altra telefonata, pronto? Francesco. Ciao Oreste, buonasera a te. Buonasera a te, a Gregorio e a tutti i tuoi collaboratori. Ciao Oreste, vai. Allora, io subito vi rispondo sul fatto dei tifosi, sì, vai, della vai. Roma, del Napoli. Allora, ci vuole 5 minuti. 5 minuti. Purtroppo la politica non ci appoggia. Non lo so il motivo. Il motivo io me lo immagino, perché oggi c'è la tecnologia. Oggi prendi 10 persone, domani ne prendi altri 10. Dici tu un coppa di 10.000? Sì, ma però ne hai fatto tutti indossati. E poi c'era, si deve evitare l'associazione a delinquere. Ci sono più di 10 persone, ci hanno preso l'associazione a delinquere. Vida, cada uno ci prende 10.000 volte per una scusata. Allora, bravo, e non lo dobbiamo dire 5.000 euro di multa, 10.000 euro di multa. Ma questi soldi dove vanno? Dove vanno questi soldi? Dove vanno? Non facciamo su tre mondiali che non facciamo. Questi soldi dove vanno? Chi lo sa. Dove stanno? Dove si mangiano allora? Allora io direi che la provocazione, facciamoli fare un fondo gas per costruire le gabbie sotto gli stadi con questo. Anche, sarebbe una bella idea. Allora, finché la politica... finché la politica non si non va la politica, non si fa niente. È la politica, i computer sono i politici, ma pure per stare su occupazione, però, ma tu ci pensi se la legge sugli stati, ti dico una cosa piccola scusata, no? La legge sugli stati, allora c'è scritto ogni presidente di Serie A se da buttare tra i soldi di tifosi all'estero. A tempestare sugli stati, o su stati nuovi, o fai diventare moderno, ci sono pochi su stati qua. A me mi pavo solo a fine d'anno. Voglio sapere, è tu responsabile, responsabilità delle società. E vedi, quindi quanti disoccupati li vanno a stare? Quanti giovani li vanno? Perché intanto sono su stati, ma no, che ci sta. Certo. Ci stanno abbigliamenti, ci stanno ristoranti, ci sta bar, quindi quanto personale c'è. Allora, certo. La politica è inutile che dice, ma non c'è lavoro, i suoi investiti, no, la colpa è di politici. Noi chi mandiamo al governo, noi cittadini chi mandiamo e siamo tutti su potere. Questo è vero, questo è vero. È una bella vignetta che stavo vedendo con un uomo con la testa sotto la sabbia, come te dice, se mettiamo la testa sotto la sabbia lasciamo fuori il culo. In Germania come hanno fatto? Veramente facile. Ma te, allora Francesco, io voglio dire l'ultima cosa, no? Vai. Perché lo so che hai da giurare su. Sì. L'Italia è il paese più bello del mondo. Bravo, lo so. Del mondo. Per me ne esistono disso su disso. Perché brava gente si stanno sia a nord sia a sud. Attenzione, io voglio fare perché ma oggi vediamo tutto nord, ma oggi vediamo perché è la stampa nazionale che ci sta facendo dividere l'Italia. Poi perché la gente si fa paura la magia cervina. Questo è un grosso problema, no? Questo è un grosso problema. Allora, ogni parla sempre. Ci vuole la certezza della pena. E stanno dividendo l'Italia. Onesta, se tu non paghi la tassa su un'auto, quasi sicuramente ti arriva un blocco amministrativo. Bravissimo. Perché chi commette un reato anche se uno Stato non deve essere perseguito, capitemi? Sì. Questo come hai detto tu, ci sono le telecamere, possono fare tutte, è la politica, sono d'accordo. È una questione di volontà, io l'ho detto, volere e potere. Volere e potere, bravo, volere e potere, bravissimo. Ma questo è il motivo. Ma questo siamo d'accordo. Questo è il motivo, Gregorio. E noi dobbiamo farci noi portabandiere di sta cosa. Dobbiamo pretendere un cambiamento, Oreste. Basta giustificare queste cose. Basta. Va bene, grazie Orestone, alla prossima, tanto ci sentiamo domani. Grazie ad Oreste. Salutato Oreste. Ciao Oreste. Sì. Allora, ne facciamo un'ultima regia, se arriva un'ultima la facciamo, perché poi
C'ho ancora un po' di messaggi, come Paolino dice: ma i soldi non dovrebbero andare alla società? Questa è una vecchia storia, ragazzi, la FIGC non se li perderà mai questi soldi. È come, come dire, quando... L'incasso certo. L'incasso certo. Francesco, ieri Mimmo ha detto che, per, che due juventini lavorano in Rai e sono di Livio e Marocchino. Ragazzi, ma lo sappiamo già che ci sono, questo non mi creo, non, cioè, ragazzi, non ve li create questi problemi. È una vecchia storia, voglio dire, è una vecchia storia. Io invece questa voglio dire qui. Una cosa: dai, che molte volte nella vita non esiste la meritocrazia, ecco, quello... ma si scelgono sempre delle soluzioni. Saluto De Rossi, che è stato esonerato alla SPAL, Cannavaro, che è stato esonerato, sì, da Benevento, Pillo, esonerato in precedenza. Per dire che cosa? Che ci sono tanti bravissimi allenatori in categorie di C che non vedranno mai la luce della Serie A, e gente che ci arriva anche senza avere avuto nessun merito da quel punto di vista della carriera. Questo principio viene apportato anche nella vita sociale, nel calcio e in tutte le altre cose. Allora noi ci dobbiamo battere per la legalità, perché in Serie A ci siano squadre che possano esserci sostenendosi e non facendo debiti, che allo stadio ci siano tifosi che rispettano la fede degli altri, la libertà, l'individualità, che se le bande vogliono scontrarsi andassero nei luoghi loro riservati e facessero le guerre che vogliono, ma gli stadi e le altre cose, se non diciamo tutti i giorni basta, fra virgolette ne siamo anche complici. Bravissimo. È solo la mia opinione, ricordatelo, la mia opinione, non il Vangelo. No, vabbè, insomma, così. No, che qualcuno dice che voglio avere sempre ragione. No, chi l'ha detto? Allora, c'è un'ultima telefonata? Pronto? Eccolo, Peppe dalla Germania. Avevo detto pure che volevo venire in video, perché ci metto anche la mia faccia. Peppi, non lo sai, diventa un po' un casino per... Lo so, vabbè. Vai. Però allora, dimmi la tua, perché mi fa piacere. Dai, allora, spiegaci anche in Germania come funziona. Perciò volevo entrare. Ho capito, vai. Faccio prima una premessa per Criscitiello. Attenzione, i tifosi del Francoforte non sono dolce sale. Seconda cosa, la polizia tedesca non è dolce sale. Qua è stata condannata. Facciamo insieme. Ti sto sentendo, quindi... No, perché all'improvviso sentivo... Vai, ti sto sentendo, vai. La polizia tedesca non è dolce sale, ma negli ultimi anni è stata criticata, perché proprio questi qua, i famosi, i cellulari, questi qua che fanno cose di partito, hanno spesso pure picchiato gente... I celerini, I fulmini, razzismo, cose... Ci sono state già discussioni, già da una netta sta parte, questa cosa qua. Okay. Perciò... Io per Criscitiello le cose, i tifosi di Napoli vanno a Francoforte, stato d'accordo per finire la polizia, perché chi si guarda, e quando menano, vuol dire che belli cuore e tutto. Allora, e che se ne ha previsto? È una cosa negativa anche della Germania, ma andiamo alle cose positive della Germania. Vai. Allora, Gregorio, le utopie sono belle, io il discorso non mi piace, però purtroppo non stiamo agli anni 70, i figli dei fiori, che ci volimmo bene tutto quanto. Primo, fammi finire. Perfino Pataterno, cioè vicinata a Medeva, non pigliate che la mela. Perciò le regole ci devono stare prima. Senza regole tu non puoi fare niente. Ma io voglio dire che piccole... me che mi odi sullo Stato, ma non mi devi toccare, questa è la regola. Tu, ma ti dico una piccola, ecco, la cultura. In Germania, se tu vai in galera per qualsiasi motivo, ecco i carceri come sono fatte, tu lavori, tu guadagni dei soldi, sì, perché devi. Certo. E specialmente a Studaspa non esiste proprio, è proprio una parola non la capisco. Se tu mandi la gente in galera pure per un mese, due mesi, a voglia essere pure disoccupato, e tu dici, tu e io in galera per un mese. Molto, perché hai fatto questa cosa, ma io non la posso papà, non ti preoccupare, da fai galera. Bravo, da fai galera. Da fai galera. E la pulizia della pena. Questo lo stai dicendo. No, ma devi fare pure che devi lavorare. Perché sai che vieni pulito, qua no. Ma devi lavorare, devi dare conto. Pure 1.000 euro che paghi molto, tu ti tocca un mese, no, te fai due mesi, perché in un mese lavori, qua nelle carceri, ognuno ha un lavoro. E quei soldi, normalmente pochi fai tanti anni in galera,
se trovo pure un gruzzoletto quando esce dalla caletta. No, è vero, non è vero. C'è gente, diciamo che quei soldi dovrebbero mandare alla famiglia, così continuerebbe a mantenerla anche dalla caletta. Questo fosse bello. Voi dovete, dovete pensare che la legge tedesca guarda molti soldi. Pensa che se tu fai un omicidio, pigli meno i caleri, si va a fare una rapina in banca. Pensa, fa capire come pensano loro. Ma sono cose documentate, non sto dicendo sì, cazzate, ma noi ti stiamo ascoltando. Allora, un altro problema che tu c'hai in Italia, che la Ferigna mi ha fatto ridere a Sanremo, proprio da ridere, primo fatto ridere maschi e femmine sul lavoro, questa è una cosa che esiste solo sud Italia, perché mancano in Italia. E qua quando venite in Germania, dalla Francia, a Spagna, vi dite, qua lavorano 50 e 50, è quello che è la Ferigna. E poi, o femminicidi, quello che ammazzano Sì, qua se cammini per strada e solo sai verimmo pure andare, mi ricordo quando ero ragazzo che un ragazzo grida verso la moglie o verso la ragazza, certo, tu 10 minuti arriva la polizia in gol. Infatti non c'è bisogno che mi metta mia se mi ha già acchiappato pure immazzato un guaglione e cose come è successo, mi ricordo quando ero ragazzo per spartare che si litigava, no chi ti chiama la polizia, 10 minuti sta la polizia là. E se becca subito una denuncia, se chiede la denuncia. Queste sono le cose. Perciò io ti capisco a te, però... No, Beppe, tu mi stai dando ragione, non volendo, se ti sei reso conto. No, io... Perché puniscono? La gente rispetta. Ecco il problema dell'Italia. È tutto chiaro. Quindi se io vado nello stato dell'Eintracht Francoforte e tu mi hai detto sono cattivo, sì, e mi fanno qualcosa, no, e dopo pagheranno le pene. Giusto o no? Certo. Sì, quello sì. Peppe, c'ho veramente 2 minuti ma contati. Mi dici una cosa, c'è questo pericolo che ci diceva anche Maurizio che alcuni biglietti siano tra virgolette falsi, e due, se io acquisto un biglietto di Napoli, acquisto un biglietto nella zona dei distinti, chiamiamoli così, dello stadio di Francoforte, entreranno questi tifosi sì o no? No. Prima non entra perché la città la polizia poi si becca che la roba falsa è stata buona. No, vabbè, falso ok, no. Un'altra una piccola tip. A Francoforte c'è un molto... A parte i turchi stanno per tutto parte. Ma c'è anche molto serbi. Allora, per far capire, Mannheim è considerata la città la mafia italiana. E hanno scoperto pure che si venivano a nascondere chi di là che venivano ricercate cose. Francoforte è la mafia serba turca. Sì, secondo sì, te sì. Fuori lo stato non c'è sto bagarinaggio, mi dispiace, crescite e ci sta. Ci sarà. Io no, mi ricordo, però quindi pure se sei italiano puoi entrare nel distinti. Sì, quello sì. Ah, quello ok, sì. No, perché c'è, no, c'era anche questa preoccupazione. No, cioè, capito? Cioè. Nel senso che c'era la preoccupazione quando arrivavi ai tornelli, non so se ci sono i tornelli in Germania, però arrivavi no. Lo staccabiglietti ti poteva chiedere ma sei italiano, allora non puoi entrare. No, questo allora io mi ricordo, sto andando a vedere Francoforte, no, che abbiamo perso, che c'è stato Vidigal all'epoca. Sì, quando in stavamo nella tribù. Sono passati pure 15 anni, non so, 10 anni. Beh, io sono stato pure a toccare da me la coppa. Vabbè, stai parlando 30 anni fa. No, io dicevo adesso. Io giuro, la fortuna è che i cugini Gaudini, io cioè sta brava. Grande Gaudino. Ho conosciuto le persone tramite i cugini che stanno qua a Bonn, che hanno il ristorante certo, parrucchiere. Certo. Sono che i cugini Gaudino mi ha la partita. Eppure tramite Gaudino mi accettavi i biglietti per esempio un Francoforte. Bene così. Dico ai tifosi di stare un po' attenti, non è che, diciamo che non è mai una violenza come all'Italia. Ricordate che in Germania quando si fa le violenze è una minima parte. Certo, non è che però c'è, cioè, devi stare attento. E poi ve l'ho detto, ai polizia, lo dico con il cuore. La polizia tedesca non è docesale, ma come gli inglesi, no? Come i Bobby. No, ma io ti dico una cosa che è successa tanti anni fa, ci fu una rapina, i rapinatori si pigliavano un pullman, un bus. Sì. Loro, purché di liberare gli ostaggi, perché quando si tratta di una cosa che si dice che non vanno avanti, c'è cioè stato un corpo speciale cosa, loro li ammazzarono tutti i rapinatori. Mamma mia. Però c'è da finire pure un uaglione italiano. Mamma mia. Ma te fa capire come pensano loro.
Sì, sì. Grazie Peppe, devo chiudere. Ciao, grazie mille. Ciao, grazie. Allora, io voglio ringraziare Gregorio. Ci vediamo con te martedì prossimo. Spero puntata. Che arrivi presto martedì. Sarà, che poi martedì dovremo parlare di campo, perché sarà la vigilia della sfida contro un piccolo il, appello a Spalletto, che uno deve fare velocemente. Vorrei vedere un po' più in campo a Diego Demme, che è un ragazzo che ama Napoli, tifosissimo del Napoli, la famiglia certo. Tifosista del Napoli, ed è l'unico che al di là degli infortuni sta trovando poco spazio. L'ho visto entrare con la Cremonese, credo che Diego Demme possa essere in grado di fare anche da titolare qualche partita, come possa essere Emboli o qualche altro. Quindi mi auguro che questo ragazzo torni un po' centrale e non sia sempre ai margini, perché lo merita, non fosse per il altro per il gran cuore che c'ha per questa città. Grazie, grazie Gregorio, grazie alla regia, col nostro Davide. Ci vediamo domani alle 15.30 e domani c'è anche Club Napoli Night. Forza Napoli, ciao! Forza Napoli, ciao a tutti amici!